Buongiorno, buongiorno, bentrovati in una nuova puntata di Sveglia Trieste, come sempre alla rassegna stampa, gli ospiti in studio, avremo con noi Fabio Tujak, appena uscito da Forza Nuova, ma rimasto in consiglio comunale a partire dalle 7.30, e poi il maestro Pilat per cantare assieme ogni sabato. Iniziamo però con la cronaca e con le immagini girate ieri sera da Franco Torricella a Opicina per la vicenda che ha scosso la serata sull'altipiano carsico. Vedete l'intervento della polizia, perché? Perché c'è stato un tentato furto con sparatoria in una villetta di Opicina. Ieri sera due banditi si sono introdotti all'interno di un comprensorio di una serie di villette nei pressi di Via del Quadrivio. Quando l'allarme è scattato, un vicino dell'abitazione che è stata presa di mira dei ladri ha impugnato la pistola e ha affrontato i malviventi esplodendo un colpo in aria. I ladri lo hanno aggredito sferrando un fendente con un piede di porco al braccio, poi sono fuggiti portandogli via l'arma. Sull'altipiano in breve è scattato una caccia agli autori di questo raid. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito lo sparo e di essersi subito allarmati, andando ad allertare le forze dell'ordine. L'uomo che ha sparato in aria risulta essere rimasto lievemente ferito dal colpo ricevuto. È stato portato all'ospedale di Catinara per una medicazione che non presenta lesioni gravi. Detto questo, insomma, va rimarcato come si respiri un'atmosfera da colpi in villa nel vicino Veneto, una situazione che, insomma, in questi termini non avevamo registrato nell'ultimo periodo praticamente mai, se non in passato, con quel pestaggio in una villetta del Carso, ma era passato un po' di tempo. Quindi fatto inquietante sul quale ci concentreremo anche nel corso dei telegiornali di Tele4 di questa mattina. Quanto al resto, la prima pagina del quotidiano Il Piccolo ci racconta anche del CARA di Gradisca, due ex prefetti indagati, frode e gare irregolari, Maria Augusta Marroso e Vittorio Zappalorto, ex prefetti di Gorizia, indagati nell'inchiesta sul CIE. CARA, musica e ospiti accendono la notte dei classici, dibattiti, musica e incontri e rappresentazioni teatrali per una serie di licei classici di Trieste, come quelli di molte città italiane, hanno aperto le porte al pubblico ieri con la notte dei classici, il Carducci Dante, il Petrarca e il Prescina, iniziative dalle 18 alla mezzanotte, travolto in bicicletta da un furgone lungo la costiera in gravi condizioni, abbiamo detto anche ieri sera nel nostro TG. Andiamo un istante in pubblicità, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Bentrovati, bentrovati in studio, proseguiamo con la rassegna stampa. Gare irregolari al CARA di Gradisca, due prefetti tra i 42 indagati, nomi di Zappalorto e Marroso nel filone ter dell'inchiesta per turbativa d'asta e frode, altri due funzionari nei guai, accusa di associazione a delinquere per i vertici dipendenti della Connecting People. Come servitore dello Stato mi sento indignato da accuse tanto offensive, l'attuale lo sfogo di Zappalorto, commissario di governo di Venezia. Il flop del patto con l'Unione Europea, è rimasto in Italia metà dei migranti, del 2015 28.000 avrebbero dovuto lasciare il paese, no anche dagli alleati di Salvini, solidarietà dal Nord Europa. In Canada i rifugiati mandati via dagli Stati Uniti, arriva anche Rafah. L'industria cola a picco, spettro recessione, ma Di Maio vede il boom, tensioni internazionali e caos, manovra, l'Istat certifica il crollo della produzione, il vicepremier ottimista, con le autostrade digitali possibile il bis degli anni 60, la frenata di Francia e Germania mette nei guai le esportazioni. Non solo TAV, la Lega sfida il Movimento 5 Stelle, avanti tutte le grandi opere, Carroccio in piazza con il popolo del sì, anche per scongiurare i risarcimenti, Appennino la revisione è nel contratto, Salvini, l'Italia non va fermata. Lite Fedriga Serracchiani sulla TAV, il duello va in diretta in TV nazionale, non so se abbiamo la possibilità di recuperare il servizio del nostro telegiornale di ieri, di questo botta risposta che è partito nel corso di una trasmissione di Rai 3. Sentiamo. I colleghi, tra cui anche il vicepresidente della Serracchiani e tutto il gruppo del PD, durante la mia discussione programmatica in Parlamento, mi hanno attaccato perché nel programma ho parlato di alta velocità. Ha detto: noi l'avevamo bloccata, adesso voi volete Ma rimetterla. non è vero, Questo è ma non quanto è è vero, stato detto dal partito.
Come accaduto ieri, continua lo scontro a colpi di dichiarazioni tra il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il PD, stavolta nella persona di Deborah Serracchiani. Una diatriba che va avanti a colpi di repliche e di smentite, quasi una gara a svelare le bugie l'uno dell'altra. Il PD aveva in precedenza attaccato Fedriga in merito al patto finanziario Stato-Regione e lui si era difeso. Ora l'argomento è la TAV, un vero e proprio evergreen ormai, con i due politici che stavolta ingaggiano il duello su Rai 3 nel programma Agorà. Il video è stato poi caricato dallo stesso Fedriga sulla sua pagina di Facebook. Il presidente Fedriga ha detto una cosa non vera e me ne dispiaccio profondamente, perché sa benissimo il presidente Fedriga che la TAV tra Venezia e Trieste si può fare. Poiché non c'erano 8 miliardi per farla, abbiamo trovato risorse per 1 miliardo e 800 milioni intanto per velocizzare l'esistente. Intanto mi sorprende la presidente Serracchiani, che è stato presente fino a pochi mesi fa, che dica che c'è una disposizione 1 miliardo e 8. Sono programmate a disposizione, sono soltanto 200 milioni. Ci sono i verbali del Consiglio regionale, ci sono le affermazioni che aveva fatto il Partito Democratico addirittura al tempo. Oggi il 1 miliardo e 8 non c'è, solo programmato, gli sono 200 milioni. Dopo tutto il resto, purtroppo, sono difese post scelte che deve fare il Partito Democratico in difficoltà. Inviterei la prossima volta, forse prima di chiamare, informarsi meglio anche di quanto fanno i suoi colleghi in Consiglio regionale in Friuli Venezia Giulia. Qui c'è proprio Serracchiani. No. Guardi, il Partito Democratico non è quello che descrive il Presidente Fedriga. Sulla TAV c'è una grande condivisione, certo. E lui sa benissimo che i soldi sono nel contratto di servizio con Rete Ferroviaria Italiana. Li abbiamo noi, quanto Zaia. Però siccome Zaia li sta spendendo, lui no, forse ti domandi perché. Sono qua da sei mesi, questo qua, ragazzi. Grazie, arrivederci. Allora, grazie. Mi siete comunque... No, ma capito, ma sono da sei mesi presidente della regione, questi sono 5 anni che li sto spendendo. Io tengo conto che io ho fatto... Va bene, dai, adesso... Un po' di dignità, insomma, dai. Allora, proseguiamo, pagina dedicata all'Istria, Quarnero e Dalmazia, Sabbioncello, il ponte cresce ma mancano le vie d'accesso, mentre la paltatrice cinese prosegue nella posa dei primi pilastri sulla struttura, segna un forte ritardo l'approntamento dei collegamenti alla rete autostradale. Ragusa intanto idrocentrale va a fuoco, nell'incendio morti 2 operai. Iniziati i lavori, ampliamento orsera del molo pescatori grazie ai fondi europei. Andiamo avanti, le truppe degli Stati Uniti lasciano la Siria, Trump lavora l'asse anti-Iran, via al rientro dei soldati dalla missione, navi d'assalto schierate per proteggerli. Tra un mese in Polonia la conferenza per sostenere le opposizioni a Teheran. Strage del bus, assolti i manager di autostrada, Avellino 40 morti nel 2013 sul viadotto insicuro, condannati solo i dirigenti locali, timore per il ponte Morandi, Di Maio critica la sentenza, ci riprenderemo la rete. Pranzo a Parigi da Corleone, gusti e colori sono firmati Rina, la nuova vita della figlia più piccola del boss, fa la ristoratrice con i soci francesi, dipinge, tra i clienti c'è chi lavora negli uffici della zona, in menù piatti siciliani, ma in sala non c'è lei. In cinema ancora protagonista per la community del piccolo, eventi organizzati con il Trieste Film Festival, il 16 gennaio serata dedicata all'attrice Faye Dunaway, 20 posti riservati dall'inaugurazione di venerdì prossimo al Politeama a Rossetti. Trieste Airport, rush finale, resta in pista il fondo F21, lunedì scade il termine per la presentazione delle offerte per la vendita del 55%, il valore stimato della quota pari a 32,5 milioni, Save Marco Polo resta fuori. Illy lancia a Trieste il Master del Caffè, corso unico al mondo, si ripropone l'iniziativa votata insomma alla conoscenza dei preziosissimi chicchi. Viaggio nella città che si sente invisibile tra rifiuti e abbandono, dall'ex giacillo del clochard vittima del blitz di Polidori fino alla stazione. Sono in molti a lamentarsi, Trieste vuole apparire come non è, bella e pulita, ecco alcuni casi. Quanto alla vicenda relativa appunto di Polidori e il clochard, ieri le ultime novità rivelate dal vice sindaco di Trieste Polidori relativamente appunto alla sua posizione, a quella del clochard che stazionava in via Carducci, ora ospite della comunità romena a Fernetti.
Sto lavorando con un'associazione per riportare il clochard di via Carducci in Romania. Potrebbero esserci novità entro il weekend. Così il vice sindaco di Trieste Paolo Polidori a Tele4. Quanto alla vicenda personale, con il pagamento della sanzione amministrativa per non aver messo nel sacco nero le coperte e gli indumenti del senzatetto gettati nel cassonetto, ha rivelato poi all'ANSA, la questione è davvero chiusa. Non li ho messi nei sacchi neri perché non ce li avevo e questo, dice, dimostra che non c'era premeditazione in quello che ho fatto. Il vice sindaco riporta poi l'attenzione sui comportamenti del clochard. Questa persona, prosegue Polidori, è pericolosa per la sicurezza dei cittadini. Non lo dico io, ma un documento della questura si sfoga. Nei confronti di Mesei Mihai c'è un provvedimento di allontanamento per 3 anni da Trieste ed è stato espulso dalla Francia, dove vivono moglie e figli. Nel corso degli anni, afferma nel lungo colloquio con l'agenzia ANSA, l'uomo ha collezionato minacce, resistenza a pubblico ufficiale, immigrazione in stato di arresto in ottemporanea all'ordine di allontanamento, indagato in stato di arresto, violenza, minacce, resistenza pubblico ufficiale. L'allontanamento si è reso quindi necessario, ripete citando il documento, a difesa della collettività. Questa persona è pericolosa, aggiunge, anche per la salute pubblica, perché è letteralmente coperta da una malattia della pelle e non si vuol far curare. E rincara, alle mie figlie non permetterei mai di passare vicino a dove dorme questa persona. È una situazione, dice, di cui bisogna tenere conto. La scorsa settimana, insiste Polidori, ha provocato una mezza rissa in ospedale. Tutto questo però, avverte, non lo si è voluto raccontare. Ora il senzatetto è ospitato dalla comunità romena al di fuori del comune di Trieste, visto che a suo carico c'è un provvedimento di allontanamento. Lui, fa sapere il vice sindaco, ha una casa in Romania e sto lavorando insieme con un'associazione di volontariato per farlo tornare in Romania e per fargli avere anche un lavoro. Una Lega sempre più forte, spina nel fianco di Di Piazza, carroccio tambureggiante per supplire la ridotta rappresentanza in giunta, continuano le manovre. Proseguiamo poi, fornitori in causa per ritardi negli stipendi e contratti scaduti, veleni bis sulla società ginnastica triestina. Tornano ad accendersi i riflettori sull'attività della ginnastica, gli istruttori, le paghe non arrivano, Fumaneri dice falsità. La società si è rialzata, ma un estremo bisogno dell'aiuto delle istituzioni, l'ex amministratore della società Alessandro Mitri nella lunga intervista. E poi appunto andiamo a rivedere ancora una volta le immagini relative a quanto successo ieri sera a Opicina. Furto in una villa di Opicina, aggredito il vicino, l'uomo allertato dall'allarme, i banditi l'hanno colpito, lui ha sparato ma i due gli hanno rubato la pistola, poi la fuga, cosa è successo, insomma circa 250 metri dal quadrivio Barne Opicina, ladri che entrano in questa zona caratterizzata dalle villette, prendono di mira un'abitazione, il vicino di casa esplode un colpo di pistola in aria appena li vede, ladri e vicino di casa vengono a contatto, i ladri lo feriscono con un piede di porco e poi gli portano via l'arma e vanno in fuga. L'arrivo della polizia dunque e poi chiaramente il tentativo di rintracciarli e la caccia a questi banditi che prosegue proprio dalla serata di ieri, ancora alle 23 erano in corso le perlustrazioni del Carso, vedremo a quale esito porteranno, eventualmente anche con il supporto delle autorità slovene, perché è probabile la fuga oltre confine dopo questo tentato colpo che chiaramente mette apprensione nella zona di Opicina già colpita più volte. Proseguiamo, la mamma le vieta pollo e spiedini, il papà della bimba va dal legale, i due sono separati, lei chiede un menù vegetariano alla mensa scolastica, lui lo apprende dalla figlia. Quanto alla cronaca però c'è anche l'altro tema lanciato l'altro ieri da Tele4, quello delle spaccate ai taxi a Trieste, ci sono dei vandali, dei ladruncoli in azione che però hanno veramente fatto una mattanza di finestrini per quanto riguarda le vetture dei taxi triestini. Ieri tra l'altro c'è stato un altro caso, ovvero ieri un caso, l'altro ieri un altro, il giorno precedente addirittura 4, quindi non si accenna a fermare questo personaggio o più personaggi che hanno preso di mira i tassisti. Le indagini della polizia, facciamo il punto.
L'immagine dell'adruncolo, sorpreso a rompere il finestrino di un taxi in un'area privata di via Baiamonti, al momento è l'unico elemento concreto nelle mani della polizia rispetto al fenomeno delle spaccate. Gli oltre 40 casi segnalati da Radio Taxi e Unitaxi non sono stati tutti denunciati e soprattutto nelle ultime settimane hanno subito un forte aumento. Di conseguenza gli investigatori della questura sono al lavoro proprio per acquisire altre prove. Si lavora in una sorta di triangolo nella periferia est della città, via Baiamonti, via Vigneti a Servola e via Alpi Giulie ad Altura. È qui che si concentra l'attenzione rispetto alle ultime 6 denunce presentate, anche se si segnalano episodi analoghi in altre zone di Trieste, vedi l'ultima spaccata risalente a ieri notte in via della Tesa. L'obiettivo è quello di raccogliere testimonianze e soprattutto visionare i filmati delle telecamere dislocate in zona per capire se sia possibile reperire dei video in grado di incastrare gli autori permettendo di risalire alla loro identità. Frammenti di immagine di maggiore qualità infatti potrebbero fare la differenza. È fondamentale però che qualsiasi testimonianza oculare, spiegano dalla questura, venga immediatamente riferita in modo da permettere agli agenti di essere tempestivi, soprattutto perché gli episodi avvengono di notte e presumibilmente in un blitz di pochi minuti. Auspicabile infine che gli episodi denunciati anche a polizia locale e carabinieri vengano incrociati a livello interforze per rafforzare la base di indagine. Proseguiamo, Cartiera Burgo, proroga della solidarietà, un sì condizionato alla Regione, il gruppo disponibile alla proposta di Rosolemma pretende che non si getti via altro tempo per la riconversione dal 6 febbraio le risposte sul pirogassificatore. Società in liquidazione Giuliana Buncheraggi, giovedì un vertice fra sindacati e porto che si spera insomma arrivi a chiarire e a mettere in sicurezza la situazione. Poi l'altra notizia di ieri, anziani in bici travolto lungo la costiera, Carlo Azzeni, 81 anni, è stato tamponato da un furgone all'altezza di Marina Urisina, in gravissime condizioni, il conducente del mezzo a quattro ruote potrebbe essere stato abbagliato dal sole, l'81enne in serata di ieri operato a Catinaro, rimane in condizioni critiche, è stato sbalzato da una ventina di metri e poi è ruzzolato sul asfalto. Abiti lunghi, musica e special guest accendono la notte dei classici allo aperto fino a tardi nei licei Dante Petrarca a Prescire, in tema di quest'anno, sapere e innovazione. Bambù e insalata di alghe al posto dei vestiti, i commercianti cinesi si convertono al cibo, sempre più negozianti del Borgo Teresiano stanno abbandonando il settore dell'abbigliamento per dedicarsi ai gusti tradizionali dell'estremo oriente. Operazione Restyling per il Sentiero Italia, a maggio la partenza da Muggia, azione di sensibilizzazione e recupero fondi lungo il percorso, protagonisti 3 volontari del CAI, vari i tratti da ripristinare, Muggia piange Stener, pilastro della cultura e della politica locale, l'ex vice sindaco morto a 91 anni. Andiamo a vedere poi anche l'estratto della trasmissione Ring dell'altro ieri sera relativo al reddito di cittadinanza con un duro botta risposta tra l'onorevole di Forza Italia Sandra Savino e i rappresentanti di Lega e 5 Stelle. Come rispondete al cittadino che dice, ma scusa, com'è, io ho 400 di pensione, 700 di reddito di cittadinanza e 11.000 Rom prenderanno questo reddito di cittadinanza. Questo glielo avete spiegato ai cittadini? L'obiettivo è quello naturalmente di creare occasioni di lavoro. Se le occasioni di lavoro non verranno colte e accettate, è chiaro che la misura si interromperà. Se ci saranno delle attività di chi le percepisce, ma avete fatto, non corrette, voi avete fatto è chiaro che quella persona voi verrà avete punita. Fatto la vostra fortuna su questo argomento. Ma sì. Voi su questo argomento avete fatto i controlli in tutta Italia. Però sapete benissimo che non possiamo fare una misura e prevedere ma allora perché che dite, si applica perché, a chi è verde e non a chi è rosso. Ma perché Gigino va in giro a dire prenderanno solo gli italiani? Sono stati previsti 10 anni di residenza. Come se i Rom non fossero italiani. Cioè, tutte le misure di solito sono 5 anni. Qui allora, prendiamo 10 anni di residenza. E che ha abolita la povertà. Ma se devi avere la cittadinanza italiana, a chi devi andare? Se poi i cittadini italiani sono equiparati per altre leggi, ovviamente, anche i cittadini dell'Unione Europea, che però devono risiedere qua da 10 anni, qual è la differenza? Allora, è chiaro che, voglio dire, non si può dire che noi non siamo onesti perché non diciamo le cose quando poi, semmai questo è un problema che può avere la Lega e non noi, ma in virtù di cosa allora accettano
No, che ma... anche ci fosse, ci sia qualcosa che ovviamente di volta in volta una delle due forze politiche siete diventati come tutti gli altri, da ridire su quello che passa. I 5 Stelle sono diventati come tutti gli altri, non c'è nessuna differenza. Due programmi che erano anche fondamentalmente diversi, che vanno avanti su accordi di punti ovviamente che possono interessare una volta una volta l'altra. Una politica che avevano governabilità di fondo. O qual era l'alternativa? Andare al voto. L'alternativa era andare al voto. Sì, no, l'alternativa l'avevamo già vista. Però 5 anni fa. Onorevole Savino, non lo... Bene, questa è l'atmosfera Ring. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della polizia locale di Trieste per le ultime novità su traffico, viabilità e naturalmente le disposizioni per quanto riguarda il weekend. Andiamo a sentire cosa ci raccontano. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Prego. Nulla di particolare per quanto riguarda la giornata odierna, non ho detto nulla per quanto riguarda lo scadenziario, invece volevo ricordare per domani la partita di basket Trieste contro Milano, ci saranno dei divieti su tutta la via Valmaura, dalla via dei Jenner fino alla via Carpineto a partire dalle ore 13, con chiusura della Valmaura dalle ore 16, salvo altre disposizioni da parte della questura, e divieti a partire già dalle ore 10 in via dei Macelli. Altre cose particolari per la giornata di domani non ho visto, ripeto, al momento è tutto tranquillo, speriamo continui così. Bene, bene, grazie di queste prime indicazioni per quanto riguarda il weekend. Poi ieri è stata anche la giornata di Dragic, pronto a giocare solo al 90%, dal Masson Zoran ci darà esperienza, il nuovo arrivato si presenta, felice di essere a Trieste e di tornare sul parquet. Poi sono vicino a casa, l'esordio verrà già nella partita di domenica contro Milano, 18:30, Pala Trieste o Allianz Dome che dir si voglia, tutto esaurito, 7.000 spettatori per la gara contro Milano, che segna un po' anche, diciamo così, l'apice per quanto riguarda la regular season del ritorno in A1 contro la squadra campione d'Italia, una partita di cartello e che insomma darà sensazioni forti agli amanti della palla spicchi nostrana. Andiamo a sentire le prime parole in casacca triestina di Zoran Dragic, che tra l'altro, essendo vicino casa, porterà anche nuova linfa al pubblico del Pala Trieste, perché in molti si muoveranno da Lubiana e da altre parti della vicina Slovenia per vederlo qui all'Allianz Dome. Yeah, I'm very happy that I came to Trieste. I think this was the one of the solution for me, you know, and for the club, that I can give something to them and they can give me something to me, you know, to be successful and to come back to the core even better. Queste le prime parole in maglia Alma di Zoran Dragic, l'ala piccola slovena, fratello della stella dei Miami Heat, con trascorsi a Milano, Istanbul e pure nell'NBA. Arriva a Trieste per ripartire dopo il secondo infortunio al crociato e tornare al top e alzare il tasso tecnico della squadra di Dalmasson nella seconda parte del campionato. Le sue opinioni sul gruppo Alma dopo la prima settimana di allenamento ci raccontano questo. Yeah, we did one week of practices. Of course, I need a little bit more to met everybody, you know, what they like in the game, but like the persons, they are very, very good, you know, they are like one big family, so I'm happy that we're gonna work together. E poi domenica la partita con Milano, una delle tue ultime squadre, quindi motivazione in più per te? Of course, it's always a big motivation, especially playing against ex-teammates and again and I think that this is going to be a special game, not just for me, but for the whole Trieste, because like I found out earlier that it's a big tradition, you know, 15 years ago they have opportunity to play in first league, and unfortunately that didn't happen, so I hope that in Sunday we play good basketball and I hope that we win. Da non dimenticare poi la vicinanza con la sua città natale, Lubiana, da cui arriveranno di sicuro un sacco di amici e fan per assistere alle sue partite all'Allianz Dome. Yeah, of course, a lot of Slovenian guys, they're gonna come, they already wrote me, you know, if any possibility to come to the games, and plus, you know, it's very close and that's gonna be like a Sunday trip with family. Karadžić Dragić, tiene spazio para levantarse. Hablando de zurdos.
Bene, allora, come anticipato tra l'altro un mesetto fa da Tele 4, l'Unione presenta il suo centro sportivo nell'area ex Ponziana, tre campi e non solo, a giorni della consegna del progetto definitivo al Comune, che dovrà dare il via libera ai lavori da marzo, investimento da 3 milioni, slide che abbiamo visto. Alla Bardati a Monfalcone, primo test con Costantino, fra una settimana ricomincia il campionato di C. Sabato prossimo, 16.30, la Triestina affronterà Rimini allo Stadio Rocco e sarà di nuovo momento di fare sul serio, di conseguenza test chiaramente in corso. Al Salone degli Incanti arrivano tifosi da tutta Italia, stamane alle ore 10 l'Assemblea Nazionale della FISC, la Federazione Italiana Sostenitori, squadre calcio, Beretti invece che torna in campo e affronta la Feralpi. Ancora qualche altra notizia di sport, Juve adesso si fa sul serio e noi vogliamo tutto, Allegri fissa gli obiettivi, iniziare dal superamento del turno in Coppa Italia, il mio obiettivo è giocare tutte le potenziali 36 partite da qui al primo di giugno. Alla Barda Chiarbola invece con il rinforzo Ivic a caccia di un successo, esordio per il nuovo terzino nella partita contro Cingoli, serve una vittoria per migliorare la griglia delle Final Eight, quindi anche qui la speranza di ritornare alla vittoria per quanto riguarda la formazione triestina. Allora, noi ci fermiamo un istante per la pubblicità, ci vediamo tra poco qui con il primo ospite di questa mattinata Sveglia Trieste, Fabio Tujak. Bentrovati, bentrovati ancora a Sveglia Trieste, ci ha raggiunto in studio Fabio Tujak, buongiorno e bentrovati innanzitutto. Bene, buongiorno a tutti. Allora, ha fatto rumore questo divorzio con Forza Nuova, Fabio raccontaci cosa è successo e cosa succederà. Sì, questa volta forse mi fa più male di quando sono uscito dalla Lega, no? Però ho avuto tanto, tanto calore da tutta Italia di Forza Nuovisti, insomma, perché ho fatto parlare un movimento parecchio, perché a differenza della Lega, che ha molte battaglie in comune con la Lega, però un partito ben strutturato che agisce nelle istituzioni, Forza Nuova è un movimento ideologicamente, cioè, secondo me è giusto su tantissime cose, molto cattolico, e questo mi ha attirato sicuramente, lotta contro l'aborto, a difesa della famiglia, per me era molto importante, però far politica nelle istituzioni è veramente molto, molto difficile con un partito così che viene visto come estremista, quindi lascio i miei ideali, me li tengo per me, che sono sempre uguali, ma anche da quando sono stato eletto nella Lega, Dio, patria e famiglia, parlavo di Dio, di patria, di famiglia, adesso cioè, non è che cambia, non sono mai cambiati. Fatto sta, lo posso dire, quando ho iniziato con la politica ho avuto un grandissimo avvicinamento alla fede, più forte già prima, ormai sapete tutti, ne avevamo parlato dal lutto di mia sorella, così sono cose forti che mi hanno cambiato, mi hanno fatto muovere in un certo modo. Però quando ho cominciato a muovermi verso la politica, che ero in attesa del mio terzo figlio Jesus, chiamato Jesus non per niente, eravamo ai Topolini, che mia moglie era col pancione, e dopo una volta eletto, visto che ci siamo accorti che purtroppo mio figlio Jesus aveva una terribile malattia, mi ha cambiato un po' tutti i piani, insomma, sono diventato molto, molto più forte nel difendere la mia fede. Infatti, se ci pensate, tutte le volte che ho creato scandalo è stato sempre perché ho difeso la mia fede. Cioè, da quando mi sono opposto a eguagliare la sella matrimoni per dare alle riunioni civili, e io l'ho detto in consiglio comunale, sono cattolico, non possiamo eguagliare la famiglia, per noi il pilastro, ma ormai non si può dire, già la Lega mi stava per far fuori. E quando ho detto quella cosa del femminicidio, che Fedriga tra l'altro è cattolico, anche lui si è astenuto in Parlamento sul femminicidio, sono stato massacrato e mandato via dalla Lega, ma
In quel momento là io sono stato forse il più bravo, perché l'unico, per via della mia fede, che si è accorto che Michele Claudio, che mi sembra che adesso è capogruppo della Lega, aveva portato una mozione sbagliata, che era molto simile a quella che aveva portato l'ideologia gender negli asili. Queste sono tutte ideologie sbagliate, fino a sono arrivato, ho detto, a femminicidio, porte chiuse, è un femminicidio, una falsa paura, serve distruggere le famiglie. E dopo ho portato anche i dati, tra l'altro, cioè, anche Federica lo sa che non è nessuna emergenza femminicidio, e scritto sulla giornale. Torniamo per un attimo alla politica. Scusate, cosa farà adesso in Consiglio Comunale? C'è la possibilità di un suo passaggio a un altro partito? Ma no, non dovevo, cioè, questa in Forza Nuova è stata una bella esperienza, cioè, sono cresciuto su alcuni temi, perché Fiore secondo me è un vero cattolico, ultracattolico, che lotta da sempre contro l'aborto. Le sue battaglie sono quelle che sono di 20 anni fa, sono quelle di adesso della Lega. Quindi vicino a Casa Pound? Assolutamente, no. Casa Pound non è un partito cattolico. Cioè, senti parlare Fiore, come parlavo io, c'è tutto quello che dice, lo fa per un punto di vista cristiano. Queste persone qua non è cristiano portarle qua, lo sanno tutti, cioè, lo sapeva bene Benedetto XVI, ma il messaggio cristiano è aiutarle a casa loro. Questo è il vero messaggio cristiano, perché accogliere questi migranti impoverisce non solo noi, ma anche l'Africa, perché gli uomini più ricchi che dovrebbero lavorare vengono qua e quindi... Ecco, mi ha colpito però il fatto che lei ha fatto questa riflessione sul discorso di lavorare nelle istituzioni, no? Ha detto Forza Nuova magari non è la situazione ideale per fare no, questo. No, non lo puoi fare. So che lei insomma è comunque vicino al sindaco di piazza, siccome sì. Si parla tanto di questa civica regionale, della lista di piazza, ci sono state delle uscite, possibile che possa essere là il suo futuro? Ma può essere, se non lo dico adesso per certo, però con Di Piazza ho grande stima, insomma, sia tutto da imparare da lui, insomma. E che chiaro che per me, visto il mio percorso, certi valori sono diventati più forti e che però hanno condizionato nel mio piccolo i consigli comunali, insomma, stanno portando, insomma, sono... Ho avuto questo avvicinamento alla fede molto grande e un po' tutti quanti comunque ne parlano, che non si era mai sentito un Polidori di avere il crocefisso, insomma, così. Anzi, cosa vi siete detti col sindaco? Che tra l'altro il sindaco il crocefisso l'ha rimesso nei suoi uffici. Infatti è stato bravissimo. Mi ha detto che dobbiamo preoccuparti, tu fai il... Stai, guarda, sa bene che Forza Nuova è un partito, è un movimento, cioè è difficile fare politica nelle istituzioni, però è visto male, come troppo estremista, anche se a mio avviso era il più cattolico, però si fa un cattolicesimo veramente... antico, insomma, perché anche in fin dei conti anche i fascisti erano cattolici dopo i patti lateranesi, cioè, quindi inutile, cioè abbiamo... No, però insomma le liste civiche sono aperte anche a tutti i valori. Io in fin dei conti voterò tutto con la maggioranza, tutto quello che serve per il bene della città, anche perché di cose etiche, che è quello che a me crea problemi, perché su certe cose non posso andare contro alla mia fede. Fa strano che politico la fa, ma però di quante cose ideologiche se ne tratteranno in comune, insomma, forse una ogni paio di consigli, quindi non è così fondamentale. Se le ha, avrò sempre libertà di scelta, perché se per me è così non posso fare a meno. Per il resto sono sempre d'accordo con la maggioranza, infine sempre d'accordo con il sindaco, insomma, ma così è sempre stato, ma anche prima, no? Infine, anche prima che rappresentavo Forza Nuova, in fin dei conti. Solo che
stando in un partito come Forza Nuova, in un movimento come Forza Nuova, non fai, non vai avanti. Qualcuno mi ha detto passa in casa Pound, ma non è neanche quello il mio, perché e io lo dicevo già in Lega, che io mi avevano dato del fascista una lettera sul Piccolo, e io ho detto che sono solo fortemente cattolico come lo erano in quegli anni, perché la nostra religione non è cambiata, no? Anche se adesso sembreria si fa il contrario di prima. E quindi ideologicamente non ho mai cambiato idea, insomma, sono chiaro, parlando così con i cattolici tradizionalisti, ho avuto un certo successo, a sinistra sono stato perseguitato per la mia mozione che chiede di informare i pericoli dell'aborto, la mozione antibortista che abbiamo adesso discusso in capigruppo, abbiamo detto che la porteremo in commissione con degli esperti che si spiegheranno cosa si sta facendo a tal proposito. Insomma, questa ha creato già tanto, tanto scandalo. Io sono un semplice operaio, lo ricordo spesso, me la sono fatta aggiustare da Gabrielli, che comunque è cattolico ed è un medico, anche se io da operaio ho letto i problemi che ci sono, usando internet, lo so usare benino, ho messo insieme una mozione abbastanza buona, lui me l'ha migliorata sicuramente, sono una buona mozione, vorrei che metta d'accordo tutti, perché anche se alla capigruppo c'era l'estrema sinistra liberale, la nuova entrata Morena, ha detto sì, ma non voterei mai una mozione portata da Tuia, come dire, da quel fascista, come possiamo votare una mozione sull'aborto portata da un fascista, no? Però a me piacerebbe, che non sono così cattivo, ma ahimè ho ancora quella colpa di essere cattolico, ormai siamo in pochini, vorrei che la votassero tutti, perché anche magari da non solo il centrodestra, ma anche dall'altra parte. A Verona una mozione simile è passata, aveva votato anche qualcuno del PD, quel cattolico del PD, quello che ha votato la Lega, così, ed è stato scandalo. E qua spero che noi saremo, che vada in porto e saremo da apripista, magari che arrivi poi in tutta Italia, insomma, non sarebbe, o che arrivi magari in Parlamento, non lo so, non sarebbe male. Certo che questo, il tema dell'aborto, che mi dicono, come puoi, ormai siamo così messi male, che mi diranno come puoi essere cristiano ed essere contro l'aborto, perché è così. Io sono, difendo la vita. In Italia, da un punto di vista allora politico, mettiamola così, in Italia non nascono figli, allora accogliamo altre persone, non mancano i figli che probabilmente sono stati abortiti, se la Bonino ormai, mi vengono i brividi, che predica in chiesa, che predica di accogliere migranti, le persone che mancano in Italia sono i figli che ha abortito le persone, che hanno abortito le persone come la Bonino. Questo per me è un disegno criminale, ma io sono visto male, insomma, fascista, è cattivo. Per me è solo cattolico, più che altro ormai. Tuiac, allora, vediamo questo servizio che riassume gli ultimi elementi della vicenda tra Polidori e il clochard, che ha fatto molto parlare in questi giorni. Vediamo il servizio sulle ultime dichiarazioni del leghista Polidori relativamente alla vicenda. Sto lavorando con un'associazione per riportare il clochard di via Carducci in Romania. Potrebbero esserci novità entro il weekend. Così il vice sindaco di Trieste Paolo Polidori a Tele4. Quanto alla vicenda personale, con il pagamento della sanzione amministrativa per non aver messo nel sacco nero le coperte e gli indumenti del senza tetto gettati nel cassonetto, ha rivelato poi all'ANSA, la questione è davvero chiusa. Non li ho messi nei sacchi neri perché non ce li avevo, e questo, dice, dimostra che non c'era premeditazione in quello che ho fatto.
Il vice sindaco riporta poi l'attenzione sui comportamenti del clochard. Questa persona, prosegue Polidori, è pericolosa per la sicurezza dei cittadini. Non lo dico io, ma un documento della questura si sfoga. Nei confronti di Mesei Mihai c'è un provvedimento di allontanamento per 3 anni da Trieste ed è stato espulso dalla Francia, dove vivono moglie e figli. Nel corso degli anni, afferma nel lungo colloquio con l'agenzia ANSA, l'uomo ha collezionato minacce, resistenza a pubblico ufficiale, immigrazione in stato di arresto in ottemperanza all'ordine di allontanamento, indagato in stato di arresto, violenza, minacce, resistenza a pubblico ufficiale. L'allontanamento si è reso quindi necessario, ripete citando il documento, a difesa della collettività. Questa persona è pericolosa, aggiunge, anche per la salute pubblica, perché è letteralmente coperta da una malattia della pelle e non si vuol far curare. E rincara, alle mie figlie non permetterei mai di passare vicino a dove dorme questa persona. È una situazione, dice, di cui bisogna tenere conto. La scorsa settimana, insiste Polidori, ha provocato una mezza rissa in ospedale. Tutto questo, però, avverte, non lo si è voluto raccontare. Ora è senza tetto e ospitato dalla comunità romena al di fuori del comune di Trieste, visto che a suo carico c'è un provvedimento di allontanamento. Lui, fa sapere il vice sindaco, ha una casa in Romania e sto lavorando insieme con un'associazione di volontariato per farlo tornare in Romania e per fargli avere anche un lavoro. Allora, queste le parole di Polidori al termine di una vicenda, insomma, che ha scosso l'opinione pubblica, è arrivata anche alla ribalta nazionale. Tu, Iac, da politico, ma è stata ripresa dalla BBC e dalla CNN in quei giorni. Ecco, da politico, ma anche da cattolico, come ha, diciamo, così, considerato questa vicenda? Si è un po' ingigantito il caso, insomma, forse... non avrei agito così, ma insomma, no, si è fatto qualcosa, si è politicizzato veramente tutto senza motivo. Magari lui da politico poteva agire in qualche altro modo. Io, tra le altre, ero già eletto, ero già consigliere comunale, sono andato qualche volta a prestare aiuto ai senza tetto, alla comunità San Martino, che al campo, che in via Utile, no? che è un'ottima associazione che si occupa di dare un riparo, un pasto caldo ai senza tetto. Ho ascoltato un po' le storie di queste persone, perché bisogna conoscere, capire, insomma, certo, chi finisce in questi in strada così, è difficile anche da recuperare, è difficile, però mi spiegavano, ogni 10, forse se non 100, ne recuperiamo una, e vale la pena per questo di lavorare. E tra l'altro mi ha colpito una di quelle persone che era là, che aiutava, era uno che a un certo punto era diventato un senza tetto, si era recuperato e ricambia. E mi ha detto che pensa che io, che difendo la famiglia, che parlo in un certo modo, tanti uomini finiscono senza, diventano così barboni, non sarà il caso di questo, ma anche italiani, che dopo un divorzio succede una storia d'amore finita male, magari restano in strada, vanno a dormire in macchina, si attaccano alla bottiglia e diventano quelli che poi ormai dei rifiuti così della società, che però qualcuno si può riuscire a recuperare. Certo, questo qua non lo so. Allora, sentiamo la telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, Nino. Prego, Nino. Allora, su questa questione qui ormai se ne è parlata tanto, sono anche quasi stufo di sentire. Il vice sindaco ha sbagliato sicuramente a fare certe cose, doveva farle in un'altra maniera istituzionalmente, quindi siamo tutti d'accordo. Quello che mi dà fastidio in questo momento, ho sentito che il vice sindaco ha detto che il personaggio è malato e quindi pericoloso perché ha la psoriasi, quindi io sono una persona pericolosa perché ho la psoriasi. Si vergogni il vice sindaco, si deve informare, la psoriasi non è una malattia contagiosa, è una malattia psicosomatica, ma non contagiosa. Quindi
per certi versi gli ho dato ragione, ma in questo momento lo voglio redarguire. Si vergogni e si informi sulle malattie Nino, delle persone prima di parlare. Nino, tra l'altro, sì. Ci sarebbe pure un esponente politico triestino che gravita peraltro all'interno della maggioranza che potrebbe arrabbiarsi come lei perché ha un problema simile, quindi effettivamente sì, ha fatto notare una cosa importante. Diciamo che è una malattia sicuramente psicosomatica della pelle, ma non è contagiosa. Adesso questo signor, il signor Polidori, mi sembra un po' ha azzardato certe valutazioni che non è forse... Non è il caso che siano date da lui. Mi dispiace, ciao Tullia, arrivederci, buongiorno. Arrivederci, grazie buongiorno. Della sua, no, grazie della sua... Spezzo una piccola alleanza in favore di Polidori che magari ha parlato ma non sapeva nulla su cosa era la psoriasi probabilmente, quindi insomma non poteva... Ha parlato, magari pensava, vedendo che insomma so cos'è, non è... Lui vedendo pensava che magari era contagioso, pericoloso, ma non ha competenze mediche su questo, insomma, questo non è proprio dai una grave colpa, penso che si scuserebbe volentieri per questo. Infine, quanto se ne è parlato di questo barbone, una cosa incredibile, penso è diventato il barbone più famoso del mondo, che insomma non era... Da quello che ho visto nel servizio non era proprio questo stinco di santo, ma come ho imparato, sono andato un paio, due o tre volte, insomma, sono andato a conoscere questi barboni, insomma, a fare un po' di opera cristiana e da altri volontari, anche ragazzi, giovani, ho visto una bella comunità che funziona. È difficilissimo recuperare queste persone. E un'altra cosa che c'è da dire è che so che fa strano. Molti cadono in disgrazia diventano barboni, ma tanti a un certo punto lo fanno quasi per scelta, cioè non riesci più a recuperarlo, a metterlo nella società. È veramente difficile. Mi spiegavano che appunto loro lottano, che se magari di su 100 o 10 ne recuperano uno, per loro è una vittoria, però... È difficile, no? Perché uno e loro si sentono veramente, veramente liberi, non ne frega nulla di stare nella società e dicono: allora questi qua che vanno a lavorare, che scemi che sono, che hanno tutti questi ritmi, che sono sposati, si danno da fare per tutto, corrono dietro i figli. E loro, per noi che abbiamo questa visuale impensabile, per loro è impensabile fare la nostra vita. Quindi è difficile da recuperare, no, queste persone. Sì. Sentiamo la prossima telefonata, tra l'altro il crociardo in questione, i figli ce li ha e sono in Francia. Ecco. Sentiamo la prossima chiamata. Salve, buongiorno, sono Franco da Udine. Ciao Franco. Non dovrei intervenire sulle faccende di Trieste, ma insomma, perché non succedesse anche a Udine, mettiamo le mani avanti. Allora, il signor Tullia, essendo un cattolico, magari anche... va a messa tutti i giorni o quanto solo la domenica dobbiamo dire che Polidori ha fatto le cose secondo me per bene, perché vogliamo far diventare Trieste come Roma, tutta una sforzizia. Il barbone così chiamato era lì e tante persone dicono che era lì per lucrare, portava a casa 100-150 euro al giorno, quindi non era proprio un barbone, poteva anche permettersi una casa e star lì tranquillo. Sì. Poi dopo, tornando alla cattolicesità, il buon Dio che qualcuno lo critica, eccetera, però ha detto fuori i cosi del Tempio, fuori i mercanti del Tempio, fuori chi sta alle spalle... che fa reddito a scapito degli altri, e quindi lui con 150 euro al giorno faceva pietà per gli altri, ma gli altri non sono ricchi da buttare i soldi nel bagno, diciamo. E praticamente cosa vogliamo parlare? Polidori per me ha fatto bene, grazie Polidori, viva Polidori, mille Polidori e avanti così. Le ringrazio e mandi. Grazie per il suo intervento. Tu, prego.
Boh, insomma, penso che tanti ormai si sono schierati dalla parte del vice sindaco perché vogliono una società in ordine, insomma, che ci sia ordine contro il caos che è sempre più grande. Effettivamente quest'uomo, ne avevamo parlato anche in comune, sarebbe bello, ho chiesto di fare una qualcosa, ne ho parlato anche per informare i cittadini, e sarebbe magari una pubblicità, mettiamo qua per Tele4, per il piccolo, che queste persone qua, dare la carità a tutte queste persone, fomenta un racket che è malavitoso, perché ad esempio tralasciando il barbone, quello sta là, insomma, no, non gli interessa. Ma tipo i parcheggiatori abusivi che purtroppo non sono stati debellati, sarebbe ancora da fare qualcosa di più, ma non è facile. Finché la gente continua a dare soldi, loro ci staranno, arriverà sempre qualcuno, per loro è un lavoro che però è malavitoso, perché di quel guadagno c'è proprio un'associazione organizzata che è un racket malavitoso, quindi non è proprio un messaggio cristiano, perché ci sono tanti, nel mondo occidentale nessuno muore di fame, ci sono degli enti che danno da mangiare, da dormire a tutti, funziona così. C'è una telefonata, mi sembra. C'è ancora una telefonata, buongiorno, prego. Pronto? Prego, Pronto, signora. sono Luisa. Sì. Sì, buongiorno, sono Luisa. Veramente Polidori ha fatto un bellissimo lavoro. Che ha salvato la vita al signore, che prima nessuno lo calcolava. Così Polidori ha fatto questo lavoro, il signore lo ha portato in un posto coperto e pulito, lo ha curato e ringraziamo Polidori. Se non era lui, era ancora in strada lui. Ecco questo. E questo volevo dire. E i vigili dove gli era? Tanto tempo questo signore che aveva tutte queste strade per terra. Dove sei i vigili? Cosa guardava? Le stelle? Bravo, Lori bravo, bravo. doveva andare là e dire che il signore guardi queste sue strade e le buttiamo via. E Polidori se che stufa, che avrà passato chissà quante volte, e che ha visto tutto questo, se che stufa in un momento di nervoso, la butta via. Ecco, lui che ha salvato la vita, perché se quel signor Barbon stava là ancora, col freddo sarei anche morto. E dopo sì che lo aveva sulla coscienza, a quelle signore che portava tutte quelle strazze, le signore portava le strazze, quelle che non gli serviva a casa, così le si distrigava delle strazze. Perciò Polidori ha fatto un bel lavoro. E così Milano fa tutti lo imita. Ecco, a Roma le strazze e butta in scovazzone. Paga 100 euro, e sì, va bene, che fa. Quella roba in quelle che però da questo barbone con queste cose qua parliamo di grazie Vabbè, non si sì. sentiva bene nell'ultima parte, prego tu. Diciamo che ha fatto male Polidori a vantarsi su Facebook, e poi la cosa è ovvio che veniva strumentalizzata, no? Cioè, piuttosto nel suo ruolo doveva chiamare un agente della polizia locale o qualcuno che doveva fare qualcosa, cercare di recuperare quest'uomo. Insomma, e su questo ha sbagliato, ma da quello che ho visto, c'è neanche i suoi stessi compagni di partito, tipo Roberti, ha detto che lui non l'avrebbe fatto, per dire, insomma, non ha fatto una cosa giusta, perché sennò veniva strumentalizzata come sono state strumentalizzate le mie uscite sul culimonio, per dirsi, o sul femminicidio. Però che a me, tra l'altro, sono costato parecchio, parecchio caro. Però infine è stato ingigantito molto tutto quanto, usato politicamente, ma funziona così la politica, l'ho capito abbastanza presto, visto tutte le volte che sono stato massacrato come è successo a lui. Insomma, alla fin fine,
se anche poteva aver sbagliato, dopo è stato massacrato così tanto di insulti su Facebook che l'hanno fatto diventare un martire, perché dopo, cioè, non può che far simpatia adesso, visto come è stato massacrato in un modo incredibile, perché troppo ce l'ha, anche se poteva aver sbagliato i modi, dopo c'è stato un accanimento contro di lui veramente esagerato, no? Dagli insulti che aveva preso, che ho visto su Facebook, migliaia di commenti, cioè, un po' come è successo a me e le altre, del culimonio e femminicidio, che, insomma, io ho lasciato la Lega, però, insomma, per questo, però è così, insomma. Va bene, allora, un istante di pubblicità, ci vediamo tra poco ancora qui con Fabio Tuiec. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste con Fabio Tuiec, consigliere comunale di Trieste. Abbiamo parlato molto del caso Polidori, volevo anche aprire altri argomenti, ma abbiamo ancora una telefonata. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego, signora. Sono la signora Cinzia. Sì. Ecco, niente, io volevo... Ho già dato tante volte la solidarietà, volevo dare la solidarietà a Polidori, a dirle che ha fatto una cosa troppo bella e che non esiste dare una multa per buttare via la spazzatura. È proprio una cosa fuori dal mondo, perché se Polidori deve chiedere scusa a questo barbone, allora tutto il Partito Democratico deve chiedere scusa al popolo italiano per come ha fatto andare l'Italia. Ecco, questa è già una cosa, perché ha disfatto l'Italia, ci ha fatto venire fuori un'emigrazione, una giungla che fa paura. Ecco, per cui è l'Italia deve il Partito Democratico ci deve chiedere scusa. Ecco, e poi un'altra cosa, questa persona non dovrebbe neanche stare qua in Italia perché ha dei precedenti. Ecco, e poi a me risulta che lui in un'intervista ha detto che vuole i documenti, perché lui non può andare in Romania. Allora qui lo Stato italiano dovrebbe prenderlo, in questo caso il ministro degli interni, visto che si trova qua in Italia, rispedirlo in Romania, che se lo tengano a bivaccare con la rumenta per terra lì in Romania, non qua. Ecco, volevo solo dire questo, grande Salvini, grande il nostro vice sindaco, spero lo facciano sindaco, e non volevo dire altro. La ringrazio, arrivederci. Grazie, buongiorno. Tu via, prego. Si è già detto tutto, dai, vedo che qua le telefonate stanno sicuramente molto più dalla parte del vice sindaco, insomma, che del resto, insomma, è stata strumentalizzata molto, molto, molto la cosa, insomma, quindi non è stato ingigantito pensare che si è finito sulle TV straniere, una cosa del genere. Mi sembra anche per Striscia la Notizia hanno parlato, ma non era così importante. Allora, voltiamo un attimo pagina. Prego. Una cosa che riguarda la politica nazionale, quindi anche locale, adesso mi sembra che i 5 Stelle si addirittura vorrebbero muoversi verso la cannabis, legalizzare la cannabis, che a me, per fortuna, ho sentito che Salvini è contrario. Insomma, mi sembrerebbe veramente nella società come che sta andando una cosa sbagliatissima, insomma, no? Mi viene in mente che proprio ieri a scuola di mio figlio, prima superiore, mio figlio è una compagna di classe, due compagne di classe, non dirò la scuola, però sempre di prima superiore, una bambina a 14 anni così si è sentita male perché con un'altra ragazzina stava fumando una canna, e si sentita male, è venuta l'ambulanza. E credo che se possiamo fare qualcosa, io ho già portato una mozione, insomma, ho parlato del mio percorso religioso, politico e tutto quanto, quindi potete capire la mia contrarietà, e Forza Nuova su questo era molto anti, contro tutte le droghe, insomma, quindi mi piaceva.
Ma non ho cambiato pensiero su questo, ma credo che molti, in consiglio comunale da una parte o dall'altra, si potrebbe fare qualcosa di più, una prevenzione qua, anche se incredibilmente i 5 Stelle sono nella parte della legalizzazione, e qua invece la società non sta andando bene, ho paura per i nostri figli, per i nostri ragazzini, così. Il telefono mi sembra... Sì, c'è la telefonata, sentiamo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Bruno qua. Ciao Bruno. Ecco, buongiorno. Volevo dire che una considerazione di carattere generale. Se parla di carità, di solidarietà, no? Ecco, cosa vuol dire carità e solidarietà? La carità è aspettare l'aiuto degli altri e la solidarietà degli altri di fronte alle proprie disgrazie. E per avere la carità e la solidarietà, purtroppo bisogna mostrare le proprie piaghe, come che abbiamo assistito anche qua in città. Gente che mostra, mostra i propri limiti, no? Ecco, e poi si presenta a strazzoni, si presenta quella, eccetera, no? Pur anche mostrando le piaghe addirittura, o la solidarietà e mostra, ecco, c'è stato il monsone, eccetera. Di stimolare le persone che ga a dar sull'emotività. Dall'altra parte invece c'è il diritto. Gli uomini purtroppo e ga il percorso, un cammino che dice noi non abbiamo bisogno di carità e solidarietà, abbiamo bisogno dei diritti. I diritti a una vita giusta, di avere il minimo, addirittura le grandi rivoluzioni dalla culla alla tomba. Abbiamo diritto alla sanità, abbiamo diritto alla casa, abbiamo diritto al lavoro, ecco tutti questi diritti che le società ha combattuto per avere adesso. Adesso quindi mi ho diritti, non potete andare a domandare la carità. Se la società nei suoi complessi, con le sue regole, che mi dà queste certezze. Punto. Quindi adesso l'Italia è uno Stato laico. Adesso le confessioni, siamo cristiani, benissimo, per esempio i musulmani, e ha un altro criterio, i dici non si può prestare soldi con l'interesse, invece qua i cristiani in Italia qua si fa i soldi, no? Domandando gli interessi, dopo c'è il buddismo che ha altri modi di fare roba del genere, quindi quella è una scienza spirituale che può farla, però che mai si quella con i diritti di uno che ha, allora mettiamoci così. Uno che ha diritto di vivere e che spetta per diritto, perché una società moderna, il senso civico, questo e quell'altro, devi dargli i mezzi. E il concetto è l'uguaglianza sociale, caschiamo sempre là, uguaglianza sociale, e non può essere degli ingordi, no? Uno che lavora e ciappa, non so, delle grandi società, 2 milioni di euro all'anno. Anche lui mangia, lui non può per questo dire che sono grande e mangio 5 quintali di pan, e mangia un bobolo come che mangiamo noi, solo lui, e poi mangiare crafe, e noi neanche il bobolo, quindi queste diatribe lasciamo le star, dai, grazie. Evviva, grazie, prego Tujak. Credo che per fino al 68, per 2000 anni, quello che era giusto, quello che era sbagliato, ce l'ha dato la religione. Dopo c'è stato l'inizio del cambiamento, ma questo non vuol dire che sia giusto. Per 2000 anni c'è la nostra fede, se aveva il stesso rapporto che si aveva sulla famiglia, si aveva sulla patria, che era indivisibile, impensabile accogliere gente, ma impensabile anche un divorzio, era fino a pochi anni fa. Cioè, non esistevano magari politici divorziati, adesso abbiamo Vendola, per dirti, c'è una cosa che non molto tempo fa era impensabile. Quindi, quando si dice lasciare fuori la religione, però le regole fino a questo momento ce le ha date la religione. E penso ancora di più adesso che dopo il 68 c'è stato questo cambiamento, ormai è cambiato tutto, chi è che va fra i giovani, che va in chiesa,
come faccio io, che fa, che è giovane, come ho fatto io, mette su famiglia e fa diversi figli. Penso che ormai nel caos generale che c'è, il vero ribelle, quello che va controcorrente, è quello che va a cercare la, la normalità che è stata per tantissimi secoli, che va, che segue la tradizione, che va come, come che faccio io, che fa figli e va a messa qua, e rispetta certi valori che sono stati dati dalla, dalla fede. C'è una telefonata. Sentiamola, buongiorno. Un buongiorno a voi. Prego. Ecco, una cosa sola che non sono riuscito a capire in tutta questa storia è perché il consolato romeno non si è preso in cura di questo suo cittadino e non ha fatto nessun commento. Questo, questo mi dà da pensare. Dobbiamo noi, che siamo, insomma, lui essendo nella UE, dovrebbe... C'è la comunità romena al lavoro, c'è la comunità romena. Ah, ma adesso forse, ma prima non ha fatto cenno di niente, adesso che poi no? Logicamente... Con l'ha preso, è stato, è la comunità romena che subito dopo quello che è successo l'ha colto. Non parliamo di comunità europea, parliamo del consolato. No comunità europea, comunità romena. Sì, no, non parliamo della comunità romena di qui di Trieste, è loro che si sono spontaneamente... diremo offerti da, ad aiutare questo personaggio. Ma io parlo del consolato, noi abbiamo un consolato qui, un consolato che lui poteva rivolgersi per avere i documenti e per rivolgersi anche, io penso che i consolati servono anche per una questione di mancanza di soldi, se uno si trova all'estero e può prendere, cioè gli danno dei soldi per ritornare a casa, una cosa possono ripatriare ma non dare soldi, non c'è, non c'è però un consolato vero e proprio, c'è come non c'è un consolato in via Udine, c'è il consolato. Sì, ma non è che uno va al consolato e si fa dare dei soldi, cioè, stanno lavorando per farlo rimpatriare, questo certamente. Sì, ma io dico, il consolato, io non ho ancora sentito né sul giornale né da nessuna parte che il consolato si sia occupato di questo suo connazionale, perché non è che dobbiamo fare... Cioè, tutti quelli che vengono qui devono essere, diremo... curati da noi, c'è il consolato poteva rivolgersi al suo consolato e via. Un'altra cosa e finisco, che nessuno si è preoccupato dei giornali, di niente, di raccontare effettivamente la storia di questo disgraziato, perché poi oltretutto è un disgraziato, non si sa se è un rom, non si sa cosa ha fatto in Francia, non si sa cosa ha fatto in Italia, non si sa perché ha preso l'allontanamento, non si sa niente. E poi oltretutto, torno a ripetere, anch'io sono d'accordo con il Polidori, perché quelle cose, cioè abbiamo avuto in questi anni, quando c'era il sindaco Cosolini, una massa di bulgari qui terrestri, non so se vi ricordate, che non ci si poteva neanche muovere, ad ogni 10-20 metri c'era uno che ti domandava la carità e poi che dormivano in Porto Vecchio, sull'entrata del Largo Santos. Finalmente questa storia è andata via, non vogliamo altre storie di questo genere o con questa mafia, una cosa altra. Beh, questo era indipendente, ma questo non vuol dire che il console doveva prendersi cura di questo suo connazionale. Grazie. Va bene, io cambierei un attimo argomento, andrei a sentire le parole del sindaco di Piazza che ieri ha affrontato l'argomento della futura, diciamo così, architettura istituzionale del Friuli Venezia Giulia. Il presidente Fedriga insomma ha già detto che insomma ci sarà un ritorno alle province, le ha battezzate in qualche modo speciali. Il sindaco di Piazza per l'area giuliana ha un'idea diversa. Sentiamo. Cari concittadini, allora siamo una regione di 1.200.000 abitanti, per cui siamo una periferia di Roma se ci pensate. Allora in questo momento che si sta parlando di nuovi assetti istituzionali, la mia opinione potrebbe essere provincia di Gorizia, provincia di Udine, provincia di Pordenone e Trieste città metropolitana. Mi sembra
un accordo di una semplicità incredibile. Il ritorno alle province, sostanzialmente già programmato dal governatore Fedriga con l'aggiunta del termine speciali, non convince il sindaco di Piazza per quanto riguarda l'area giuliana. E fatto salvo l'allineamento sul ritorno dell'ente elettivo a Udine, Pordenone e Gorizia, quest'ultimo messaggio chiaro rivolto al sindaco Ziberna, che non gradiva accorpamenti con Trieste, riporta in auge il progetto della città metropolitana. Idea trasversalmente gradita a diversi esponenti politici, da Russo del PD al civico di matrice Iliana Drossi Fortuna, ma sgradita alla Lega e in particolare all'assessore regionale competente ed ex vice sindaco di Trieste Roberti, che non ha mai nascosto la predilezione per il ritorno della provincia, magari con una spinta più forte all'autonomia. Il primo cittadino però non ha dubbi. Non torneremo a fare la provincia più piccola d'Italia. Perché area metropolitana? Ma perché Trieste è votata questo. Abbiamo 6 comuni in tutto, cioè non ne abbiamo 60. Per cui l'ideale per Trieste in questo momento è creare questa area metropolitana. Il tema chiave per Di Piazza, oltre a quello di agganciare i finanziamenti europei collegati alle città metropolitane, è quello di fare sistema sul fronte dei servizi. Pensate solo ai servizi, no? Pensate ad avere i vigili urbani che seguono tutto il territorio. Adesso ogni comune ha i suoi servizi, pensate agli uffici pubblici, pensate ai piani urbanistici. Tutto questo viene concentrato in un'unica realtà. Pensate, una realtà, poi siamo 250.000 abitanti, per cui tranquillamente potremo avere un'economia di scala incredibile. Non manca un riferimento alle identità che, secondo Di Piazza, non verrebbero messe in discussione dalla nuova architettura istituzionale. L'identità dei territori rimarrà tale quale. Quello che dobbiamo fare sono i servizi. Noi dobbiamo fare sempre di più economia di scala, perché semplicemente non ci sono più risorse. Allora, queste le parole del sindaco Di Piazza sul futuro del Friuli Venezia Giulia, in particolare sul discorso province e città metropolitana Trieste. Qual è il pensiero di Tujek? Ma su questo il sindaco è troppo esperto, troppo più di me. È veramente, per qualcuno è stato il miglior sindaco del dopoguerra, quindi non posso mettermi in contrasto con lui. Spero che Fedriga, da dove sta, da triestino, insomma, faccia anche lui pensi il bene della nostra società, della nostra città. Però non posso che essere d'accordo con il sindaco. Sono stato eletto per appoggiarlo, quindi insomma con lui vado sempre, sono di sicuro non mi vado in contrasto, insomma, su questi temi non mi metto neanche a dire, perché se lui dice che è giusto così io non posso che fidarmi ciecamente, perché sa troppo più di me su questi temi sicuramente. Allora, abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono ancora Franco da Udine. Oggi prego. Mi voglio rovinare un altro KO per il Tullia, il cattolico Tullia. Qualsiasi cosa avesse fatto e Polidori sarebbe stato criticato dai bonisti. Sì. Però Gesù cosa disse? Sepolcri imbiancati, e non è mica tanto lontano da oggi come oggi, dai. Tullia, prendi in casa e porti a casa. Grazie. Non ho capito questa cosa dei sepolcri imbiancati, però c'era quella simpatica storiella sui talenti, che spiega che un padrone dà dei talenti a più persone, e chi li ha fatti sfruttare dopo viene ricompensato, chi non li ha fatto sfruttare invece non è stato maltrattato dal padrone. Questo ci dice Gesù, quindi insomma chi ha tutte le possibilità per lavorare qua e decide di vivere di assistenzialismo, insomma non è neanche questo un messaggio troppo cristiano. Se bisogna, allora, sepolcro imbiancato, però, significato essere falsi ipocriti, ostentare un'esagerata integrità morale nascondendo comportamenti non accettati moralmente. L'espressione deriva dalle sacre scritture, dove Gesù paragonò scribi e farisei ai sepolcri imbiancati, riferendosi all'usanza di imbiancare le tombe perché nessuno le toccasse, rendendosi impuro. Ammetto la mia totale ignoranza su questa frase relativa a fatti biblici.
Bene, no. Bene, fino a un certo punto, insomma, non era evidentemente un complimento. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Ah, buongiorno, lei è suo ospite. Prego. Tullia mi ha sempre incuriosito perché non riesco a capire la sua psicologia. Infatti, da un lato è dichiaratamente cristiano, quindi ama il prossimo tuo come te stesso, no? Sacrifichi per il tuo prossimo, fai di tutto perché il tuo prossimo sia come te, eccetera. Dall'altro è un pugile. La psicologia del pugile è un po' particolare, non è uno sport normale. È uno sport che per farlo uno deve caricarsi di un'aggressività che fa sì che il sangue entra nei muscoli e quindi gli dà tutta la potenza e la forza che l'organismo suo può avere disponibile, e questa forza lui la mette per, come obiettivo, per danneggiare chi gli sta di fronte, che è uno con cui lui non ha nessun tipo di non ha subito nessuna cattiveria, solo questa solo, però mi perdoni scuola, qui non c'entra Tullia, no, che fermala, questa è una visione sbagliata della nobile arte del box, però qui non c'entra Tullia o qualsiasi altro pugile, questa è una visione sua personale del box. La nobile arte va calata nella fisiologia umana. La fisiologia umana dice che il sangue va nei muscoli solamente quando la persona si sente in pericolo, perché se tu vuoi fare l'amore non puoi essere in pericolo, perché se no non fai un tubo. Quindi la fisiologia dice che tu devi sentirti in pericolo, quindi la persona che tu hai di fronte è uno che ti crea pericolo, cioè una persona che tu neanche conosci la devi aggredire. Quindi questo è contrario allo spirito del cristiano, ma della persona normale. Io non ho mai fatto baruffa con uno che non conoscevo e che non mi ha fatto niente. Ma box non quindi, è fare baruffa. A mio avviso, finisco, dopo ti lascio. A mio avviso, Tullia ha uno strano modo di comportarsi. Infatti passa da un partito all'altro e ha questa psicologia dentro di sé. È come se volesse in qualche modo compensare questa sua modo di essere facendo qualche cosa per la collettività, ma deve un po' chiarirsi. Il cristianesimo ha fatto dei disastri nei tempi passati, quindi non è che dicendosi cristiano lui tacita la sua coscienza. Grazie e buongiorno. Grazie. Parliamo di box, Tullia, perché insomma, poi tra l'altro i pugili cattolici centinaia, direi, sì, anche nella sì, storia. Sì, insomma, no, quindi sempre, non è stato, anzi, forse Mi ha servito un po' a... Permettimi una battuta, anche Don Camillo faceva la box. Anche Don Camillo. No, infatti, per me... E anzi, dopo c'è sempre una lotta così, però una simulazione. C'è un santo protettore anche dei pugili, Sant'Ubaldo, che era un frate vicino a San Francesco, che spiegava che era... In quei tempi che era molto meglio fare a pugni piuttosto che a quei tempi, se no ci si uccideva con la spada. Le discordie, i conflitti era meglio risolvere a pugni che se no che non nel sangue. Quindi i pugni erano visti come una cosa pacifista, no? È stata, alla fine credo mi ha servito la box per avere tenacia magari nei miei ideali. Non passo da un partito all'altro, per dire la verità, dalla Lega, insomma, penso che è chiaro a tutti, sono stato praticamente costretto a uscire, non per colpe, ma perché avevo preso un po' troppi voti, c'erano le gerarchie e probabilmente avrei superato tutte le regionali. Va benissimo così. Ho scelto Forza Nuova, che ha molto molto in comune con su alcuni temi, e solo ero un po' più cattolico su alcuni temi, mi andava bene, però è veramente difficile fare politica nelle istituzioni con un partito così. Forza Nuova, tra l'altro, dice le cose che dice Salvini da 20 anni, quindi insomma era... Però non entra nelle istituzioni, resta un movimento e non un partito. La Lega invece è un partito ben strutturato che va avanti. Insomma, mi sembra che c'è
la telefonata. Fabio, prima della telefonata, spieghiamo qual è il tuo atteggiamento mentale nei confronti dell'avversario, cioè quando sali sul ring, cioè io credo che fa pugilato per rabbia si rischia di fare un brutto match, in realtà. Ma sì, ma in verità è sempre quello che gli avversari chiacchieravamo magari anche prima il peso e dopo, no? Che vinca, anche sto qua mi piacerebbe dire qualcosa, non ho ancora detto niente su questo match, vorrei tornare a combattere. Sì, sono andato proprio tutto storto, a causa ho litigato con l'allenatore per quella storia di cookie, mi sono trovato da solo, sono andato là senza allenatore, mi sono preparato senza allenatore per un match, per questo avversario tecnicamente era veramente, non era nulla, però aveva un cazzotto che faceva veramente male, io forse non c'ero bene con la testa per via di alcuni problemi personali che ho detto del mio piccolo Jesus, che era stato pesante, e quindi insomma il match è andato così. Mi piacerebbe tornare sul ring e fare magari la rivincita in casa, però insomma se no ho 38 anni, ho già vinto il titolo 3 volte, insomma non è che purtroppo succede, c'è un tempo per tutto. Però è così, una bella passione per me, ho visto il massimo della sportività, per me è stato molto formativo in tutto. Io ho cominciato, infatti sto crescendo i miei figli nello sport, adesso ho cominciato anche il mio figlio più grande a entrare in palestra di box, mi piacerebbe vederlo su ring. Io parto da ragazzino timido, insicuro e anche poi ribelle, che poi è entrato in palestra a 16 anni di box, mi ha formato così tanto il carattere che adesso difendo certi valori, parlo in pubblico e sono l'opposto, sono molto più sicuro di me, ma anche molto più leale, perché ti insegna anche questo, tutto lo sport per carità ti insegna certi valori, tutto, ogni sport va bene, però la box riesce a prendere anche i ragazzi più difficili a portarli nella strada più giusta. Leggevo il libro di Tyson, che lui non è proprio questo modello da seguire, però lui spiegava che, visto tutti i suoi amici, da dove è venuto fuori, dal Bronx, lui se non trovava la box in riformatorio, lui ha cominciato a far box in riformatorio, lui non sarebbe mai arrivato a 20 anni, che sarebbe morto in una sparatoria. Quindi potete capire, è stato comunque educativo anche per lui, ma lui era proprio partito da proprio da malissimo, è diventato un fenomeno, e come uomo è così, se non faceva la box era peggio. Altre persone così più difficili trovano nella box, ma in tutto lo sport in generale, comunque una strada che le distoglie da brutte compagnie, droghe, insomma. Quindi secondo me ha un ruolo sociale molto, molto grande. Tutto lo sport, la box riesce a prendere i ragazzi più incasinati e difficili, a farli diventare i cittadini modello, come è anche servito. Vedo che c'è il telefono. Sì, eccolo qua. Buongiorno. Scusa. Buongiorno. Prego, signora. Mi chiamo Esta e dunque vorrei salutare Tuia, che mi dispiace per quello che ha, la malattia che ha suo figlio, ma Tuia oggi ha detto un sacco di inesattezze e non voglio essere, ma un sacco di inesattezze. Perché io sono stata vicino a lei, ho sentito le cavolate. Oggi ha parlato bene, tranquillo e sereno, ma ne ha dette di cavolate, eh? Tipo? Non è stato allontanato dalla Lega perché? Ha preso voti, è stato allontanato per le sue parole, perché diceva tipo? Delle cose che non andavano bene. Ad esempio? Sì, signore. E guardi, le lo dico in tutta sincerità, guardi che stimo sia lei che sua moglie, però non condivido, questo non significa. Cosa ho detto niente di sbagliato? Io non condivido quello che ha detto. Cosa ha detto lei di sbagliato? Allora posso dirle, è stato un periodo che lei andava a aiutare i barboni vicino alla sala Tripkovic. Sa cosa ha detto quando non è andato più? Ah, non vado più perché... in Trieste, se tutti alcolizzai, non ha voglia di farsi aiutare, tu l'ho sentito io. Oggi invece improvvisamente tutti buoni. E posso dire una cosa, e può ringraziare anche Polidori,
che l'ha indirizzato bene. Adesso ci sono posti in Forza Italia, quando io mi sono allo sbando, ci sono posti. Io gli faccio i miei migliori auguri per la sua famiglia e posso dire 1, 10, 1000 polidori. E così si andrà bene avanti, se no siamo allo sbando. Buona giornata. Beh, non ho detto, diciamo, che il fatto che il problema dell'alcol è un problema diffuso su quasi tutti i barboni, te l'ho detto anche prima, infatti la maggior parte delle persone che finiscono in strada, magari chi si divorzia dalla moglie, finisce a dormire in macchina, si attacca la bottiglia e diventa un barbone, finisce così. E l'alcol, l'avevo detto all'epoca quando ero andato a prestare soccorso ai barboni, lo ripeto, ma questo non toglie, insomma, cosa non ho neanche attaccato polidori, tra l'altro, hanno detto io non l'avrei fatto, gli ho detto anche a un certo Roberti, resto, vorrei sapere che grandi uscite terribili ho fatto. Ah sì, quella del femicidio, ma anche Fedriga è cattolico, anche lui non l'ha detto, ma anche lui si è stenuto in Parlamento un pochettino prima di me, sapeva che avevo ragione. Beh, ma insomma, il caso con la Lega era legato un po' anche al discorso dei matrimoni gay, delle affermazioni. Ah, quando ho detto sono state delle uscite quando ho detto punimonio, c'è scritto delle affrizioni, piene, sì, quando tra l'altro avevo chiesto permesso a Polidori all'epoca, ho detto scusate, io sono un cattolico, che sfiga, purtroppo mi ha causato sempre grandi problemi, non possiamo permetterci di eguagliare un matrimonio, un'unione civile fra due uomini, per noi cioè, sarebbe un abominio, so che ormai quanti cattolici ci sono, le chiamiamo e allora sale a culimoni, e là scandalo e così via, e già stavano per farmi fuori dalla Lega, perché, insomma, figurarsi, pensare quello che dicono i politici veri, quelli esperti, però io, se uno ha le spalle coperte un pochino più in alto, può dire quello che vuole. L'unica cosa che non direi delle varie esternazioni che hanno fatto scandalo è quella su Maometto. Le hanno detta altri politici di alto livello. C'era la Santanchè che gridava per Canale 5 a un imam. Maometto è un... io non lo rifarei perché posso avere rispetto per la religione. Però insomma, quello che ho detto io l'hanno già tutto quanto, l'hanno detto gli altri. Quello, il culimonio che ho detto io è una parola usata da Sgarbi, che l'aveva usata quando era anche venuto qua Sgarbi in campagna elettorale, insomma, ha detto la stessa cosa. Però lui, insomma, può dirlo. Io ero un po' ingombrante in Lega, insomma, penso che qualsiasi... Si intende un po' di politica, sa come funziona. Probabilmente non so cosa succederà, magari finisco il mandato di consigliere, anche se in verità ho fatto un record di voti e magari lascerò la politica, però insomma non ho la coscienza a posto, magari mi dedicherò a fare volontariato e a aiutare i barboni. Allora, un istante pubblicità, torniamo tra poco per l'ultima parte di trasmissione assieme a Fabio Tujak. Andare avanti è difficile. Eccoci qua, bentrovati ancora a Sveglia Trieste con Fabio Tujak. Volevo lanciare un altro servizio dal nostro telegiornale relativo a un caso di cronaca, queste spaccate che continuano ai finestrini dei taxi, addirittura ormai siamo a 45 casi in 10 mesi e quindi i tassisti protestano perché chiaramente c'è il danno, il mancato guadagno, la riparazione, in alcuni casi i vandali hanno colpito anche 4-5 volte lo stesso taxi. Sentiamo come vanno le indagini della polizia. L'immagine dell'adruncolo sorpreso a rompere il finestrino di un taxi in un'area privata di via Baiamonti al momento è l'unico elemento concreto nelle mani della polizia rispetto al fenomeno delle spaccate. Gli oltre 40 casi segnalati da Radio Taxi e Unitaxi non sono stati tutti denunciati e soprattutto nelle ultime settimane hanno subito un forte aumento. Di conseguenza gli investigatori della questura sono al lavoro proprio per acquisire altre prove. Si lavora in una sorta di triangolo nella periferia est della città, via Baiamonti, via Vigneti a Servola
e via Alpi Giulie ad Altura. È qui che si concentra l'attenzione rispetto alle ultime 6 denunce presentate, anche se si segnalano episodi analoghi in altre zone di Trieste, vedi l'ultima spaccata risalente a ieri notte in via della Tesa. L'obiettivo è quello di raccogliere testimonianze e soprattutto visionare i filmati delle telecamere dislocate in zona per capire se sia possibile reperire dei video in grado di incastrare gli autori, permettendo di risalire alla loro identità. Frammenti di immagine di maggiore qualità infatti potrebbero fare la differenza. È fondamentale però che qualsiasi testimonianza oculare, spiegano dalla questura, venga immediatamente riferita, in modo da permettere agli agenti di essere tempestivi, soprattutto perché gli episodi avvengono di notte e presumibilmente in un blitz di pochi minuti. Auspicabile infine che gli episodi denunciati anche a polizia locale e carabinieri vengano incrociati a livello interforze per rafforzare la base di indagine. Allora tu, Iac, è un fenomeno che insomma sta preoccupando una categoria che è veramente esasperata. Che cosa assurda e brutta, cioè, non so come sia possibile. Spero, certo, le telecamere possono servire, speriamo che la polizia riesca a fare delle buone indagini, a prendere i colpevoli, ma veramente anche in auto che senso ha? Se è difficile anche che qualcuno magari ci lascia soldi o non so, un danno inutile veramente. Penso che c'è una telefonata. Altra telefonata, buongiorno. Prego. Ah, è pronto? Buongiorno Bruno. Ciao qua. Bruno, prego. Ecco, volevo dire che per quel che riguarda la nobile arte nasce praticamente nelle fiere, no? Dove che praticamente i pugili combatteva a mani nude e non era il limite dei round, era il limite, andava fino a quando che un avversario era per terra. Dopodiché si è cercato di mettere fasse, dopo venivano i guanti, dopo questo eccetera. Questo, cioè, non può, secondo me, uno sport che provoca dei danni all'avversario, generalmente nello sport se si misura, nella corsa mi corro in 10 secondi e mi confronto con uno che corre in 9, 8, ma il fatto stesso di distruggere, di abbattere l'avversario, no? Ecco, non trovo che sia una nobile arte, in quanto il pugilato provoca danni. Come che ha detto il signor Gino, oltre che il sangue che stimola l'aggressività, di Fanti Tullia che ha detto i giovani difficili li stradiamo qua se non diventa delinquenti. Questi giovani difficili hanno una carica di aggressività diversa dai normali, quindi questa furia, questa roba, si cerca di instradarla in certe regole, no? Ecco, difatti i grandi pugili americani vengono fuori da Sing Sing, da quell'altro, roba del genere eccetera. Difatti una serie di cazzotti dati provoca dei danni al cervello, il cervello che è mobile sbatti contro la scatola cranica, se provoca un callo e questo riduce l'attività cerebrale. Difatti abbiamo, come che si vede, i pugili suonati. Bravo, perché non si può sciappare una serie di pugni e uscire praticamente indenni. Quindi mi la vedo che è un sport, addirittura anche i gladiatori, no? Pane, e i gladiatori era uno sport, no? Perché allora c'era delle macchine per addirittura per uccidere, no? Ecco, quindi buon lasciamo stare. Quindi la questione del sport, secondo me, che non conto niente, è aleatoria. Infatti ad aziende che ha una predisposizione all'aggressività e per dargli dei limiti se li strada qua. Dopo volevo dire che Tullia, lei le ha detto, non mi misuro col sindaco in quanto consigliere comunale perché lui si è più preparato di me. E quindi questa è una mancanza, no? Perché ogni consigliere comunale deve sapere. Adesso lui ha detto Gorizia una provincia, Udine un'altra provincia, e Trieste città metropolitana. No, Trieste è territorio libero di Trieste con i suoi benefici. Tutto qua, grazie. Grazie Bruno, prego tu. Se posso parlare un po' di box, anche ricordiamo che noi facciamo delle visite molto molto accurate fra encefalogramma, risonanza magnetica cerebrale, insomma facciamo veramente tantissime come in un altro paese, per questo mando mio figlio a fare
che adesso ha fatto 14 anni in palestra, spero di vederlo sul ring al più presto. Insomma, la box dovrebbe essere la tecnica e l'intelligenza che vince sulla forza bruta, perché fin fine vince la tecnica migliore, anche se il mio ultimo incontro per una volta ha vinto la forza bruta, perché insomma quello là tecnicamente non era un granché, io ero sicuramente superiore, però faceva male. I danni insomma non sono, cioè, credo che chi invece di andare in palestra va a barsi le birre in bar o qua sono molto peggiori. Sono sicuramente uno sport molto, molto formativo, specialmente per i più giovani, ma tutto lo sport in generale fa bene. La box ti insegna di più certi valori, perché è uno sport più duro. Qua sul ring sei solo, non ti regala niente a nessuno. Al signore non piace la box. In Italia ormai non va neanche più, all'estero però va ancora forte. In Germania ci sono tanti campioni che qua dietro l'angolo. Però anche là sono tanti campioni che magari vengono dall'est, così che dall'est Europa, Russia, Ucraina, altri paesi, non so perché più quando sono paesi più popoli, più poveri, più lotta viene su, più facile che venga su la box, anche perché è formativo, anche perché vuoi un riscatto sociale. Vista la crisi purtroppo che abbiamo, mi sa che la box tornerà di moda sempre di più. Perché... detto poi insomma che ci sono tanti sport che comunque hanno una componente di pericolo, è una questione anche personale di accettarlo, no? Come a livello di infortuni la box credo che sia lo sport dove che ti fai meno male, in verità, perché non c'è confronto ad esempio con il calcio, là tutti i calciatori che fanno a un livello serio, dopo tanti anni zoppicano, le altri rompi veramente tutto, ma anche già chi va in campo 7 da adulto si spacca, no? Quindi perché hai degli infortuni veramente, veramente gravi. E nella box, insomma, dopo dipende che livello lo fai. Se fai se sei un buon dilettante, lo fai per divertimento, per misurarti, per provare delle emozioni forti, è una cosa. Dopo se sei un professionista ti prendi più rischi, ma insomma non è che al giorno d'oggi, specialmente in Italia, ti fanno molto presto. Fatto sta che il titolo, io ero ancora lucido, io avrei continuato volentieri, sarei rimasto sul ring avanti a fare a botte, ma l'arbitro mi ha fermato troppo presto, quindi insomma ormai la box come era una volta nei fine degli anni 70 è un lontano ricordo. Ricordiamo poi che insomma ci sono altri sport che invece anche di recente è stata acclarata la pericolosità molto forte. Non so se avete visto il film di Will Smith relativo al football americano, nonostante la presenza del casco i traumi al cervello sono ormai un fatto acclarato che ha messo in difficoltà anche la lega americana. Poi dipende da che carriera fai, insomma, cioè, certo Muhammad Ali c'aveva il Parkinson, però i pugni che ha preso Muhammad Ali li prendono, cioè nessun pugile riuscirà a incassare quello che ha incassato lui, nessun pugile ha mai preso i colpi che ha preso lui, cioè un milione di pugili, ma lui ha fatto una carriera così incredibile che purtroppo gli è stato fatale, e non c'erano ancora le visite mediche, la medicina non era così avanti che diceva adesso ti devi fermare, ne hai presi troppi, no? E anche quindi, combattuto fino a... ha combattuto troppo, ha fatto una carriera incredibile, ma non è così, no? Veramente le possibilità che ci siano infortuni è veramente minore, a parte le maniche, ma e malattie come è successo appunto qua, dice che dovrei diventare scemo perché ho preso troppi colpi da quello che ho capito, ma Muhammad Ali gli è venuto il Parkinson, che può venire anche a chi non ha mai preso un colpo in vita sua. A lui però è venuto abbastanza presto, però insomma, cioè, i colpi che ha preso lui non li prenderà nessuno, neanche un campione del mondo. Lui è stato veramente una leggenda con noi. Anzi, abbiamo ogni tanto, vedo gli incontri di box, il nostro mitico Nino Benvenuti, e lui è il vero esempio, che anche tra l'altro ho parlato un pochino di politica,
che lui è sempre, si è sempre ritenuto di destra, no? Ha sempre appoggiato Almirante, tra l'altro, che diceva che è stato l'unico che ha fatto qualcosa per gli esuli come lui, come il mio papà, quindi l'ha appoggiato politicamente. È un signore fantastico, se ancora adesso ha 80 anni, lui li ha presi i colpi, insomma, ha fatto una carriera qua in Italia, nessuno farà mai quello che ha fatto Nino Benvenuti. Eppure è splendido, insomma, sempre veramente, veramente un grande. Ultima parentesi sulla box, gli unici campioni che hanno un'alleanza per il nostro mitico Nino, che hanno vinto il mondiale in America, italiani, sono Primo Carnera, una leggenda, Primo Carnera e Nino Benvenuti. Quindi entrambi, insomma, delle nostre terre, no? Sono state una cosa veramente che... Non ci saranno più campioni così, mi sa. Prossima telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego. Allora, torniamo di nuovo alla fiaba del suo intento, che mai non sei, che sempre te racconta, ma non so se si intriga. Vi voglio dire questo, no? Se è successo tutto quel che è successo, non stiamo a indagare chi ha sbagliato e chi comunque vada, e tutto questo cadendo in fora per parlare dello sbaglio, non dell'umanità. Parliamo di Polidori il crociard? Sì. Ah, bene. Perché se parliamo dello sbaglio, sì, che ha fatto uno o l'altro, è discutibile. Quello che a me non mi va tanto, sì, è il fatto che ha discusso solo sull'umanità. Allora, mettiamola sul fatto umano. Quanta gente, questo qua era da tempo che era là, si è passati tutti per di là, cominciando dal primo all'ultimo cittadino di Trieste, perché tutti prima o dopo lo ha visto là. Nessuno va a parlare di umanità, nessuno, a tutti che andava bene. Uno fa una roba e si è fatta mai. Comunque, mi sembra che stesso giorno, o più o meno il giorno prima o il giorno dopo, sì, c'era un articolo sul Piccolo dove che diceva che il pronto soccorso di via Pietà, cioè di via Gateri, di notte veniva sprovvisto, chiuso, senza il dottor, no? Di questa umanità, di questo problema, eccetera, eccetera, i politici, che forse, fra virgolette, gli dovessero anche guardare sta roba qua, non hanno fatto un teatrino davanti al pronto soccorso dicendo come mai manca un dottore, eccetera. Gli ha speso tanti di quei bori nostri per fare quel pronto soccorso e dopo manca il dottor. Ecco, allora a me mi sembra che la politica, siccome la bola, no? Solo che la bola soffia solo da una parte, e invece qua soffia da dove che capita, che è comoda. Che è comoda che soffia da una parte, prima la soffia da qua, che è comoda che soffia quell'altra. Parliamo dell'opposizione, bianchi, verdi, gialli, rossi, blu, no? Siccome che ha sbagliato quell'altro, perché mi sono là che lo ascolto, a me mi si faccia di dire, allora Gastonà, vada a canta mai. Sì, canta bene, sì, però è brutto, però è antipatico, però mi sta sul... Ecco, allora se è più facile fare questo tipo di politica. Mi sembra che questa roba qua, dal lato umano, doveva ciappare un'altra piega, se era. Tutti quelli che si passano sempre di là, che la regione è a 50 metri, no, credo che sia neanche a 50 metri, e si passava davanti, nessuno l'ha visto. Ecco, questo mi dà un po' di per le scatole, no? Grazie e buona giornata. Grazie per il suo intervento, prego Tuia. Si è già detto di tutto e di più, insomma, su questa vicenda, no? Non la finiamo mai. Ha sbagliato il metodo, ha sbagliato a vantarsi su Facebook, doveva come politico, vice sindaco, fare qualcosa di diverso, non lamentarsi su Facebook. Purtroppo so bene anch'io che Facebook può essere pericoloso, strumentalizzato, però è stato strumentalizzato, ingigantito un caso in un modo incredibile, insomma, che forse non era il caso. Sentiamo anche l'ultima telefonata e poi chiudiamo questa parte assieme a Fabio Tuiac. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Ecco, io devo riconoscere a Fabio Tuiac, di cui non condivido le idee quasi niente, ma poi dovrei parlare con lui per dire se è vero, se condivido o no, perché in poche battute non si può giudicare una persona. Però devo dire una cosa, gli si deve riconoscere che non è ipocrita, perché invece
così come si dice dei buonisti che sono ipocriti e tutto quanto, a destra c'è la stessa cosa, perché si parla, si va al Family Day dopo aver avuto alle spalle 3-4 famiglie, due amanti, letti caldi, ancora, insomma, ecco, anche questa è pura ipocrisia. Allora, non si vuole, lui ha detto giustamente, è cattolico e ha fatto una battuta direi un po' volgare sui matrimoni tra lo stesso sesso. E questo ci sta, però bisogna anche dire che se lui è cattolico, quella sala di matrimonio non dovrebbe neanche esistere, perché il matrimonio è uno solo per i cattolici, non c'è un secondo matrimonio, non è riconosciuto, quindi sì, è così, è un matrimonio civile. D'accordo, ma se uno è cattolico riconosce solo il matrimonio cattolico, il matrimonio in chiesa. Gli altri non sono matrimoni, sono unioni, unioni civili, come vuole dire, legalizzazione di un'unione. Tutte le parole che vuole, ma non matrimonio. Ecco, io odio sia da una parte che dall'altra. Per favore, non posso vedere la Sant'Anché al Family Day. Per carità, non andate al Family Day, quella gente là che ha 3-4 famiglie, qual è la famiglia giusta? La A, la B, la C, come le buste? Ecco, quindi devo dare atto che Tujak, essendo anche un ragazzo ancora giovane, avendo ancora gli ideali, malgrado la box, non credo che diventerà scemo, penso proprio di no, però ha la coerenza e si è illuso di essere capito dai suoi, invece non verrà mai capito, perché l'ipocrisia dilaga in maniera trasversale. Ecco, e sarebbe ora che si occupassero tutti trasversalmente della sanità, della scuola pubblica, di tutte quelle cose che servono per il vivere civile. Quello sì, serve veramente per vivere civilmente. E sul barbone poi stendiamo un velo pietoso, perché come ha detto il Signore tutti l'hanno visto, tutti sapevano, Polidori compreso, quindi per favore state almeno zitti. Ecco, auguri a Tujak che abbia sempre la sua bella famiglia. Grazie signora, prego Tujak che risposta e poi chiudiamo. Breve, si è parlato di famiglia, fa strano di questi tempi, anch'io io ero ai Family Day ancora molti anni fa, e quindi mi ha condizionato ad ascoltare alcune testimonianze. Tra l'altro sono andato al Family Day consigliato dal parroco mio all'epoca, insomma, ho detto guardate, la famiglia per noi cristiani è una cosa fondamentale, c'è questa manifestazione, chiunque chi vuole andare, e sono andato che c'era il mio piccolo Jesus appena andato con mia moglie e gli altri due figli. Dopo è arrivata anche Stefania Maria, mi ha condizionato molto, io, in quanto cattolico dovevo essere il contrario. Io posso permettermi di parlare di famiglia, a differenza di quasi tutti gli altri politici. So che fa strano, ma ho conosciuto mia moglie, 18 anni, è stata la mia prima ragazza, ho 4 figli, quindi insomma... sinceramente per me ho questo concetto di famiglia che, scusate, dico una volta era normalità, erano tutte così, adesso so che è una rarità, insomma, sembra siamo così in pochi che a sto punto che non, io ho conosciuto a 18 anni mia moglie, dopo adesso ho cominciato a lavorare in porto a 18 anni, subito dopo. Giovane ho fatto il mio primo mutuo, perché ringrazio Dio che avevo trovato un buon lavoro in porto da figlio di portuale, infatti parlo sempre anche da operaio, e così abbiamo, a 24 anni è arrivato il nostro primo figlio, io sono diventato bianco quando mi ha detto che era incinta, però sono preso le mie responsabilità e ci siamo amati sempre di più, abbiamo fatto la seconda Rebecca, dopo è arrivato dopo molti anni Jesus, che ha cambiato abbastanza le nostre vite, e infine l'ultima Stefania Maria, insomma, quindi scusate se parlo un po' d'amore adesso, però infine me ne vanto, perché qua fra i politici che vanno ai Family Day non so quanti parlano come me, quindi vado, se sono contrario a eguagliare un matrimonio, una famiglia come la mia, a un'unione civile, è che per me un bambino ha bisogno di una mamma e un papà, scusate, ma non riuscirò, per me è anche una questione di fede, ma
non solo di quello, di grazie. Buon senso. Grazie Fabio Tujak, in bocca al lupo per tutto, bene, anche per la sua famiglia. Un istante pubblicità, ci ritroviamo poi col maestro Pilat. Quando io ero piccio andavo al bagno, andavo fino a Barcola sui scogli e saltando in acqua come un ragno me restava tutti i piedi. Se mi piaceva sai giocare certe robe, non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si impisa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena di mare. A 18 anni con la Vespa andavo in Villa Giulia a far l'amore, non avevo altro per la testa che la libertà de pagolà. Che bel potersi innamorare, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste sentisa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, Trieste piena de mare. Quante gite, quante camminate, e solo in macchina e sozzano, che qualcosa intanto è cambiato e la gioventù non tornerà. Pisa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena de mare. Come una mula bellissima va Trieste piena de mare.
eccoci qua con il maestro, ben trovato maestro, come sei? Tutto a posto? La chitarra suona? La chitarra suona e boom, finché la chitarra suona vabbè, poco di allegria. Femo. Ascolta, l'altro sabato ti sono andate al Salone degli Incanti dove si la mostra la triestina, su che i tifosi ti ha accolto con grande simpatia. Veramente non erano i tifosi, era il pubblico che mi segue anche da Tele4 sì. e dai spettacoli. Posso dire che è una specie di sentimento, ecco, è diverso il discorso, non mi lo faccio solo il cantante. Certo. Sono un che rappresenta un qualcosa di Trieste e questo è importante. Mi dico sempre che la nostra, il nostro modo di fare, il nostro dialetto identifica una città che prenderà un'impronta decisiva. Fino adesso la Trieste è stata come dire, nominata con tanti aggettivi, come si può dire, ecco, perché ognuno la pensa al modo suo. Parlo di quei esterni, parlo di un che viene da Milano, che viene da Roma, eccetera. E noi pian piano abbiamo cominciato a mettere le radici e a darsi. E questo mio penso che le canzoni triestine, le cose che ho fatto, che darà un contributo notevole perché Trieste ricevi questa impronta decisiva. E anche devo dire la verità che se parla Triestina ancora, anche la muleria, anche i ragazzi giovani parla Triestina, questo è importante perché in ogni città d'Italia il dialetto si è un poco perso. Sentivo la mia, cosa diceva la frase milanese, sentivo il telefono dopo me la ricordo. Sentivo la telefonata, buongiorno. Salve ragazzi, se tornai sì? Sì, eccoci qua, ciao Silvio. No, ascolta, andiamo subito in America, va? Andiamo in America. America, 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 in America voglio andare. Magari col carro di Zimolo, magari col carro di Zimolo, magari col carro di Zimolo, in America voglio andare. Magari a cavallo di mia suocera, magari a cavallo di mia suocera, magari a cavallo di mia suocera, in America mi voglio andare. Come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come onda, tu li porti come onda, come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda in mezzo al mar. E in mezzo al mar ci sta un cammin che fumano, in mezzo al mar ci sta un cammin che fumano, in mezzo al mar ci sta i cammin che fumano, sono i miei amori che si consumano. Un medley, te l'ha fatto tre stavolta addirittura in una. Bella, no, bella. Manca bella. Ancora una? Manca una, dai. Una piccia, dai. Piccia. Ti ho detto tante volte che non voglio fiori in testa, sia del giorno che di festa, che del giorno del lavoro. Ma perché, ma perché, ma perché, mora mia non pensi a me? Ma perché, ma perché, mora mia non pensi a me? Dopo tanti giuramenti, mora mia non pensi a me. Dopo tanti giuramenti, amor mio non pensi a me. Bella, bella Silvio. Grazie ciao, Silvio. Saluto al maestro, grande maestro. Silvio, non puoi mancare in apertura della trasmissione. Allora, andiamo un attimo in pubblicità, così poi avremo più tempo con il maestro. Ci rivediamo tra qualche istante, sempre qua, tutti assieme.
Eccoci qua maestro, sempre pronti a partire con le nostre cantadine e cantadone. Allora, partiamo subito coi fiori. Coi fiori, dai, fiori. Perché ricordo il mio amico Panzeri che aveva una serra dove che teneva le orchidee. E gli ho detto, guarda, mi coltivo le orchidee perché sono un fior difficile, come la donna. Va bene, va bene. E devo dire la verità che se una coltivazione, penso adesso non volessi sbagliare perché qualcuno magari mi correggi, ma lui aveva una serra con tutte le orchidee dentro, le quali deve avere una certa umidità. E quindi lui con una macchina che mandava questa umidità dentro, nebulizzava questa serra, no? Perché si vede che questi fiori bisognano di grande umidità, e comunque aveva dei bellissimi fiori, vari tipi di orchidee, azzurre, viola, eccetera. E lui aveva questa passione, un poco appena fuori a Milano. Adesso non so se suo figlio continua questo mestiere, che è molto bello. Dopo lui era amante dei fiori, che piaceva in generale tutti questi che ha fatto, io tu le rose, poi anche la rosa nera, mi ricordo, ma questo è un titolo che ho messo mi, perché mi ricordava un film che era, mi pare, La rosa nera o roba del genere, così. Anzi, sentiamo questa canzone. La rosa nera. La rosa nera, la rosa nera. Una rosa di sera non diventa mai nera. Hanno distrutto il nido ad una rondine, hanno gettato un sasso fin lassù, hanno tagliato le ali a una farfalla e la farfalla non si muove più. Stanno cambiando il mondo, stanno uccidendo me, ma una rosa di sera non diventa mai nera. Hanno portato un uomo alla frontiera e da quel giorno si è visto più. Hanno gettato inchiostro nel torrente e nel torrente non si beve più. Stanno cambiando il mondo, stanno uccidendo me, ma una rosa di sera non diventa mai nera. E tutto va finché la terra non scoppierà. E tutto va finché la terra non scoppierà. E tutto va. Che la terra non scoppierà, e tutto va, e tutto va. Canzone ecologica. E beh, però funziona sempre. Come ancora, nasceva ancora questa oggi. Canzone? Questa rosa nera. Ma così, come potremmo fare una canzone anche adesso, potremmo fare io e te, però dammi un tema, per esempio, non so, come dimmi un tema qualsiasi. Dai, il mare. Il mare, ecco.
Mare, mare bisogna che abbia la musicalità. Mare si blocca, no? Se io dico maremoto c'è già più continuità. Ecco, bisogna considerare le parole che abbiano una certa musicalità. Per esempio, la N è musicale. La T no, perché T si blocca, la N invece è più musicale, sono piccoli. Poi noi abbiamo le famose parole tronche. Tega visto, tega ciappa, tega lo da, non è lodare, ta. E dirò che il dialetto triestino si presta moltissimo per fare le canzoni, appunto perché ha queste tronche dei verbi. Adesso qualcuno al telefono mi spiegherà anche lui qualcosa. Buongiorno! Pronto? Prego! Ah, buondì! Maestro, qui sono curioso e sono convinto di aver ragione. Quando che si canta la marinaresca, alla strofa te saluto donna mia, vado in barca, ma perché dice appaiolar? Cosa vuol dire appaiolar? E paiol, c'è il fondo della barca, il pavimento. La parola giusta è vado in barca a panolar, cioè a pescare con le panole. Siamo perfettamente d'accordo con lei, infatti il maestro l'ha spiegato più volte insieme. Condividiamo al 100%. Boh, scusami, allora non avevo sentito. No, prego. Perché se peccato Dio, no? Dire robe che non c'entra. No, ho capito, ma siccome forse anche nel disco ho messo paiolar, perché sentivo la gente che cantava così, non posso fare un vocabolario per conto mio, mi capivo che era sbagliato, però se la gente canta così, vabbè. Sì, ti capisci? Ecco. Una cosa. E può darsi che sia stato anche fatto così, non si sa. Sì. Perché può darsi che sia stato. Non che faccio mica una cosa, certo. Lei. No, assolutamente no. Ma senti una roba, lei come la si chiama, scusi? De nome? Sì. E mi chiama Jure. Jure, ascolta Jure, è una cantadina? Dai, fammi una cantadina. Hasta ora. Una roba allegra però. I vecchi pronto la che i tempi se cambiai, non c'è più maschere, non c'è più carnevai. E come in tempi andai, la nostra gioventù non si diverti e non la canta più. Canta San Giusto dal suo campanile, l'eterno canto che tocca ogni cuore. Trieste tutta è un canto gentil che somiglia al profumo di un fior. Canta la mora le onde del mare, e le sirene che chiama il lavoro, una canzone che nessun sa cantar, Trieste tutta è un canto d'amore. Scusami la sua campanile, l'eterno canto che tocca ogni cuore, e este tutta un canto gentil che somiglia al profumo di un fior. Canta la mora alle onde del mare e le sirene che chiama l'amore, una canzone che nessun sa cantare. Trieste tutta è un canto d'amore. Scusami la poca voce, ma l'altra settimana faccio 74 e un poco scantino, dai. Non molar, salutoni! Guai molar, la vita che più salita che discese. Evviva! Bisogna essere allenati per affrontarle. Ciao Telequattro, grazie. Evviva, un abbraccione, sto acuto, intanto sto falsetto, no? Questa canzone è divertente. Sì, come no, l'avevo fatta anche vestita donna. Ah, ma va? Sì, adesso ti porterò il video una volta l'avevo fatta. Parlando di dialetto, c'è tante parole appunto come che dicevo prima, che mi ho percepito dalla gente. Sì. Ecco, magari ecco, lui diceva paiolare, giustamente che ha ragione lui, ma però se la gente canta così, forse a volte se sbaglia,
per un fatto di pigrizia, come dire, va bene la rima, te puoi dire quello che te voglio. Giustamente, basta l'allegria e questo non conta le parole. Ancora una telefonata e dopo vedremo una, speriamo una cantadina anche. Super. No? Buongiorno! Pronto? Semi pronto? Non so più pronto. Pronto. Eccolo qua. Prego. Pronto? Sì, la sentiamo. Ah, benissimo. Caro signor Pilat, dimmi quasi tu. Moreno, che se vediamo sempre De Vinicio, se posso fare il cognome, dimmi sì o no, perché se verso la televisione ho paura che non si sentiamo. Va bene. Posso dirvi inizio vicino a casa? Beh, ascolta una cosa. Vinicio, fammi una cantadina. No, ma mi sono Moreno e giocavamo carte insieme, mangiamo insieme e andavamo anche a mangiare asparagi selvatici con le uova. Asparagi selvatici. E se vediamo anche sotto casa tua là che te sta. Vabbè, senti una, senti, scusa una roba, ma adesso. E anche quanto la moglie, ecco, te la dico, sì, va, va bene, adesso la moglie, i bambini, adesso qua, non sei una telefonata qua. No. Per fare i nostri. No, la, no, la gente. Ma devo mandare WhatsApp. La gente che interessa, che ti deve farsi una bella cantata. Ma non so cantare, dai. E allora, come sta? Cantimi per mia mamma una bella canzone. Così dopo te dici. Va WhatsApp, bene, perché ok. Se abbiamo visto anche in città che abbiamo parlato. Va bene, ok. Moreno, ma te va ancora ciorbuscandoli? Te va ancora ciorbuscandoli? No, più che altro andiamo miti, famiglia mia, famiglia di Scappin, andiamo in Friuli a mangiarli. A mangiarli. E ti cantavi con la cristiana. Va bene, tavola. Sì, va bene. Molto bene. Dopo, e dopo andiamo anche... E dove che sei locale o ieri? Sì, ma la gente non gli interessa sta roba qua. Insieme che te facevi bellissime canzoni. Va bene, ti ringrazio. Comunque la gente vuole sentire cantare, non le nostre. Mi chiedo scusa, ma non avevo altre possibilità. Ma prova, prova a cantare. Che, guarda che. No, guarda. Accenna, proprio... accenna una canzonetta, dai. Ma tesoro mio, c'è proprio una roba che è contro ogni mia... Beh, ma te conosci le, te conosci le canzoni, te conosci le canzoni, no? Se te puoi cantare a mamma qua, che ero qua con me, e Trieste mia la nostalgia, cosa vabbè. Che l'ha detto. Va bene. Teme, ecco, Trieste mia è quella va cosa. Bene. Grazie Moreno. Tanto tanto gentile, un abbraccio di cuore amico mio. Grazie Moreno. E dopo Adriano WhatsApp dammi risposta. Saluti, ciao, la tua, grazie. Saluti la tua mammina. No. Da via. Non credo che il maestro abbia WhatsApp. Comunque niente, dopo te spiego. Allora, Trieste mia. Al posto di Trieste mia c'è una canzone che comunque può piacere perché si intitola Torno a Trieste. Dobrissimo. C'è chi che de notte se sveglia e dopo non può più dormire, se chi che de giorno cammina e non ha niente da dire, chi che piace in bianco bevi anche nero, se se mi de girar sonza stanco torno a Trieste perché che canti solo per me, che canti de sera e mattina, coste vol più de così. Senti la buona forte le onde scoire, senti ballar pianeta anche tui fiori. Torno a Trieste, torno. Canto l'amore.
e chi una volta partiva cercando fortuna chissà, arrivava sera e moriva pensando se che la farà. Gente che aspetta e che spera, aspetta la grande occasione, e intanto viene la primavera, ancora non parti nessuno. E una mula triestina che canti solo per me, che canti di sera e mattina, maestro, bella maestro, grande dedica anche questa. Noi ci fermiamo un istante per la pubblicità, tra un istante siamo di nuovo qui per cantare. Allora maestro, siamo di nuovo in onda e i signori che si è appena arrivati, adesso mi aiuterà col nome o mi aiuterà Guido? La signora si chiama Nella. La signora Nella, ecco, che ne ha fatto un omaggio. Adesso se arrivo a sistemarmi il microfono, arrivo anche a proseguire che con vedremo la trasmissione. Qua come... Borgo Magredo. Cabernet. Cabernet, perfetto. Un Cabernet. Ma soprattutto, fermo tipo, dai, tipo... Aspetta, qua ha fatto un disastro. Oh, caschi. Oh. So che non stai caschi, perché. Sono tipo questo, stadio. Questo... Oh! Fermo che lo veda. Eccolo qua. Un bel struccolo. Un bel struccolo di casa. Un bel struccolo di pomi. Qua, se qualcuno mi aiuta, non finisco la trasmissione con questo microfono. Che profumo. Adesso cercheremo un accrocchio per. Arrivare a tenerlo su con i potenti mezzi del 3-4. Se puoi mangiarlo, cosa dici? Beh, diria che se devi mangiarlo qua, mi pare che mangerà tutti oggi. Mettiamolo qua bello in vista. Grazie alla signora Nella e al marito, che se non ti aiuti col nome, maestro, perché dove saper che in pubblicità mi andavo in cerca dei famosi ordegni per tagliarlo il struccolo, se no erano un poco difficili. C'è una roba seria questa, E allora, è il tuo preferito? Sì, beh, sì, questo identifica sempre il discorso della triestinità, ma noi abbiamo struccolo che gli altri non lo so fare. Spero che sia come che mi piace a me, perché a me mi piace, sai pomi. Sai pomi e poche zibibe? No, sì, beh, insomma. Più pomi che altro. Va bene, dai. Adesso intanto... Ti ha trovato anche a Cortese. Sì, anche con qualche difficoltà, ma che l'abbiamo fatto. Vai, allora, intanto il taglio dello struccolo... che siamo. Allora, parlando dei fiori, te restiamo sempre in argomento. Scusa l'eleganza, te vuole il culetto o te vuole la parte più interna? Come te gradissi, maestro? La parte interna, la grazie. Parte interna. Ah, te sono di quei finotti, ho capito. Ecco. Mi me piace di più il culetto. La salata, credo. E dove lo metto? Vabbè. Ma vara che elegante, vara che taglio che ho fatto qua, dai maestro, andiamo avanti. Che buono. Senti che profumo. Mi pare che pomi non manca, No, poi anche... grande Nella, grande Nella. Si bibe tutto. Allora, si bibe, se tutto. Bene, c'è anche una telefonata, se te mi dai una mano mentre che taglio. I signori, se andai a casa e fra un'ora dedicheremo una canzone che nega le teste... come si chiama, Pira anche guarda il mare. Ah, bellissimo. Perché loro sono di origine di Strugnano, sì. Che subito dopo Isola mi ha spiegato come no? Il posto. E quindi, intanto sentiamo il telefono. Vicino alle saline. Sentiamo il telefono. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo intanto buon appetito e salutarvi sì. A entrambi.
A proposito di Triestinità, volevo leggervi una poesia della bravissima Saxida, se è possibile. Prego! Allora, la morte del nonno. Ai ai ai. Non c'è qualcosa di più allegro. Purtroppo, se questo è il suo destino. Ultimamente gli era un poco in bambolà. Ormai si vedeva i segni dell'età. Nell'armeron il teneva due strazze e in cantina e l'ingrumava scovazze. Non lo capiva il nipote prediletto col diceva portimi il sacchetto. E voleva mangiare la calandracca. E sapevamo che gli era una tiracca. E comprava la carne del becher e un gotto e beveva del bicer. Sì. Non bazzirar con quelle sessolote, le sesgioffe come botte, le pensa solo alla scarsela, a fraiar e a far la vita bella. Così il che diceva al nipote, poi e l'impizzava la luce di notte. La carega, la cluca, il feral, e parlava d'un vecchio bucal. Quattro amici dei tempi passai. Sarebbe bel se vivessi ancora un poco, sto vecchio triestin patocco, perché avevi capito che là in quel letto sta per morire il nostro bel dialetto. Grazie signora, grazie, momento diciamo così tra il romantico e il malinconico. Sì, grazie signora per questa poesia. Offriamo alla signora un mazzo di fiumi. Un mazzo di fiumi di rose rosse. Ale, c'è un bel video che canta questa canzone. Fiumi di rose rosse. C'è sempre una buona scusa per mangiare struccolo. Io sono un uomo e so cosa vuol dire tagliare l'erba quando è ancora verde. Io non ti guardo se ti spogli al vento, anche se tu mi piaci da morire. Abbiamo tanto tempo per amarci, perché bruciare tutto in un momento? C'è già poca poesia in questo mondo, perché seguire gli altri, amore mio, morire con la voglia dell'amore è come averti tutta dentro in me. Fiumi di rose rosse ti manderò. Quando sarò lontano mi penserai. Fiumi di rose rosse saranno lì. Lì dove la mia mano ti prenderà. Grande il nostro amore, il primo a darti il mondo sarò io. È bello amarsi come vuole Dio e dare tutto quello che si ha. Il tuo silenzio so cosa vuol dire, che con il tempo il desiderio muore. Tu non conosci il cuore di un poeta, ogni poeta scrive un solo amore. Abbiamo tanto tempo per amarci, perché sprecare tutto in un momento? C'è già poca poesia in questo mondo, perché seguire gli altri, amore mio,
voglia dell'amore, è come averti tutta dentro in me. Fiumi di rose rosse ti manderò, quando sarò lontano mi penserai. Fiumi di rose rosse saranno lì, lì dove la mia mano ti prenderà. E quando sarà grande il nostro amore, il primo a darti il mondo sarò io. È bello amarsi come vuole Dio, e dare tutto quello che si ha. Fiumi di rose rosse, no, invece fiumi di struccoli nel frattempo, giusto? Abbiamo ancora quel boccato. Guido, come sei col struccolo? Sono impegnato col struccolo. Ah, te stavi bastigando, giustamente. Sentiamo la telefonata allora, buongiorno. Pronto? Pronto. Mi chiamo Guilhermina Conti. Ehi là, Beniamina, quanti anni hai? 9. 9, benissimo. Cosa te ne canti? Una fresca bavisela. Vai con la bavisela. Una fresca bavisela, la incomincia a soffiar, te poda da tu la vela, che se un gusto a portisa. Te saluto, donna mia, vado in barca a Paiola. Oh, stanotte stago via, non te devi disperare, presto dormi, che il mar se muove appena. E la barca per pescare, e se domani fa giorno te ne sentirà cantar, mi te porterò buongiorno tutti i pesci che sei mar. Perieste dormi, che il mar se muove appena, le stelle brillano e le me fa sognare, e stanotte già pure sirena, mi te la voglio domani a regalare. Esta notte, ciabunasi
Grazie tante, un abbraccio. Grazie. Grazie Beniamina. Ciao, grazie. Ciao, tesoro, vedi, insomma, ciao. È arrivata anche una ragazzina, una bambina di 9 anni, insomma, che voleva cantare. Insomma, questo dimostra che anche i piccoli, no, crescono con le canzoni triestine nel cuore. Questo è bello, sì. Anche perché la musica è una grandissima compagnia. E invito a tutti i genitori a cercare di far cantare i bambini, anche se cantano male, cantano bene, non ha importanza. L'importanza è che in quel momento i bambini si sentono importanti. Questo è un modo, è un gioco di parole che però è la verità. Cioè il bambino quando canta, ma anche noi quando cantiamo, siamo un po' liberi di cervello e possiamo riposare finalmente dai nostri impegni quotidiani. Che cosa ti cade fare oggi? Te cade di cucinare? Te cade di fare qualcosa? Ma insomma, qualcosa cucineremo. Sì, qualche volta te cucini, no? No, quasi ogni giorno, sì. Ah, sì? Ah, sì, per quello che si è sposato. Per cucinare. Sì, se cambiare i ruoli, se cambiare. Le donne lavorano e l'uomo sta in casa a cucinare. Sì. Cucinare, cucinare, devo andare a cucinare, lavorare. Ben fatta, ben fatta. Alla mattina il marito va a lavorare, va a lavorare. L'americano è pronto per entrare, per entrare. Da se briaga di whisky e di masala. Embriaga de whisky de masala, yupi yupi ala, yupi yupi ya. E a la sera al mare de sul payón, de sul payón. L'americano che spinta dal portón, dal portón. La monta in jeep, col sopo sulla spada, yupi yupi ala, yupi yupi ya. La monta in jeep, col sopo sulla spada, yupi yupi ala, yupi. Toyo stira, Toyo cusi. Oh yeah. Toyo ridi, non me fa mai musi. Toyo canta, Toyo suona, se che sigol me perdona. Bocca ti, bocca mi, bocca il cam, am, am. Sempre Toyo che me dà una mano. Me diceva la mia mamma, la mia mamma, sposa Toyo che te ama. Oh yeah. E così l'ho ascoltata, è una gran figata. Yes. Toyo, 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 Toyo. La mattina mi prepara il tè. E il tè? Lui non bevi quasi mai caffè. No. Toyo bevi surrogato, Toyo netta il culo al gatto. Bocca a ti, bocca a mi, bocca al cam. Am, am. Sempre Toyo che mi dà una mano. Mi diceva la mia mamma. La mia mamma, la mia mamma. Sposa Toyo che te ama. Oh yeah. E così la ascoltata. Questa è stata una gran figata. Toyo, 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 fammi un salto a cioro il pan. E già che se te porti fuori al can, Toyo lavita il copin che te spussi de freschi. Bocca ti, bocca mi, bocca il can, am, am. Sempre Toyo che mi dà una mano. Mi diceva la mia mamma, la mia mamma, sposa Toyo che te ama. Oh yeah. E così l'avevo ascoltata. Essa è stata una gran figata. Toyo, 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 adesso impizzi me una cica. Toyo, slonga ancora qualche flica. Toyo, un bacio ti darei, solo rasi e te quei pei. Bocca ti, bocca mi, bocca il cam, am, am. Sempre Toyo che mi dà una mano. Mi diceva la mia mamma, la mia mamma, sposa Toyo che te ama. E così l'ho ascoltata. Yes! E sono una gran figata. Oh yeah. Toyo, Toyo,
Toio! Toio! Toio, il pranzo non si prepara. Come mai te resti là in palà? Ostia. Toio! Toio, frisi me dovi. Toio, insomma, te se muovi o no? Toio! 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 Mi diceva la mia mamma. La mia mamma, la mia mamma! Sposa Toio che te ama. Oh, yeah. E così l'ho ascoltata, è da una gran figata. Me diceva la mia mamma, la mia mamma, posa Toio che te ama. Yeah. E così l'ho ascoltata, è da una gran figata. Toio, Toio, Toio. Toio, ragazzi, Toio, dai, Toio, telefoni. C'è un Toio al telefono? Chissà. Pronto? Pronto? Prego, sì. Signora. Buongiorno. La conosci Toio? Mi Toio. Allora, intanto devo dire bentornati, ben ritornati soprattutto. Mi piace la vostra triestinità, nel senso che Gavè è proprio il classico dialetto triestino, ma anche in modo particolare, comunque... Veramente, non lo credevo così. Comunque, veramente, niente, sono contenta di sentirvi di nuovo, di vedere oltretutto. Ne fai, come sempre, come tutti, ne fai una grande compagnia. Fra parentesi, faccio pubblicità per il maestro, il Rocciolto, per Natale, la cavalla dell'Ante. Ah, la sai comprare CD, brava. Sì, CD l'ho comprato in viale. Brava, brava, bene. Ecco, e difatti adesso mi ripropongo altre cose, ma con dovuta tranquillità. Ecco. Quindi l'ascolta in piena sta cavalla zelante a casa, insomma. Ma veramente bella, eh? A parte che mi torno a ripetere, avevo già detto che ho delle cassettine de Pilato. Certo. Invece che me le ho anche rovinate, cioè non togli che questa cosa è veramente bella. Ecco, tutto. Sta cavalla. Allora, niente. La mela pol... Signora, la ne faccio sta cavalla, dai! Allora, se mi cominci voi, perché... Cominciamo noi. Sì, dopo vado avanti. Dai. Io tengo una cavalla che cammina delante. Che cammina col cui... Birra. Mi non bevo più birra, perché birra mi fa male. Io tengo una cavalla che cammina delante. E la stessa trafina col cul. Mi non bevo più birra, perché birra me fa male. Io tengo una cavalla che cammina delante. Mi non bevo più birra, grazie. Andiamo avanti? Grazie, signora, faremo la versione spagnola perché mi duele la cabeza, bene. Faremo un attimo di pubblicità, maestro, visto che sono le 10, dopo riprendiamo freschi, pimpanti e ancora più pronti a stupirvi, forse.
Eccoci qua, bentrovati ancora con il maestro, pronti con le sue canzoni, con le vostre canzoni, a fare un po' di festa tutti assieme. Maestro, come proseguiamo questa mattinata? Ma apriamo il jukebox. Ah, allora. Ogni tanto che vuole anche quello. Allora. Sì, are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a random summer day when I kiss you and call you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Piccola parentesi. Il grande Elvis. E sentiamo telefono. Grande Elvis, pronto? Buongiorno. Buongiorno, buon signora. Complimenti, maestro, sempre un bel sentirla. Allora, provo a cantare, non si è tanto adatto alla mia voce, Il mare prego. Calmo della sera. Il provemo. Mare calmo della sera. Prego, signora. Sì, provemo. Non so cosa sia la fedeltà, la ragione del mio canto, che resistere non può a dolce pianto che mutò l'amore mio. E se anche il sorgere del sol ci trovasse ancora insieme, per favore dimmi no, rende stupidi anche i santi, l'amore, amore mio. Se dentro l'anima tu fossi musica, se il sole fosse dentro te, se fossi veramente dentro l'anima, allora ti chiudir potrei nel mio silenzio il mare calmo della sera. Però quell'immagine di te così persa nei miei occhi mi portò la verità. Ama quello che non ha l'amore, amore mio. Se dentro l'anima uffa musica, se il sole fosse dentro te, se fossi veramente dentro l'anima mia, allora sì, chiudir potrei il mare calmo della sera, della sera. Brava signora, una bella voce, una canzone impegnata, romantica, no? Boccelli. Ma è stato un grande successo, una bella canzone, ha avuto un grande successo, questo è una bella interpretazione, anche un bel arrangiamento, anche mi ricordo, è importantissimo perché l'arrangiamento fatto bene sostiene molto di più il cantante.
Brava signora, complimenti. Grazie signora. Grazie, alla prossima. Un grande abbraccio. Se può prepararsi magari qualche altra bella canzone, la prossima volta ci faccia sentire pure... Un suggerimento? Suggerimento, rimanga sempre su questo stile qua che va benissimo. Un'altra canzone di Bocelli oppure qualche altra, purché ci sia appunto la melodia, perché la melodia non muore mai, niente ritmi, niente cose strane. Questa è una bella canzone, ecco qualcosa del genere, ecco qualche cosa così. Grazie signora! Arrivederci, grazie. Arrivederci. Maestro, un bel, bel momento, perché è stata brava. Sì, molto brava la signora. Va bene, allora direi di fare una canzonetta qua che ho programmato. Ah, cosa hai programmato? Sì, si intitola Rose nel buio, per stare sempre con i fiori, perché si parlava prima di rose, rose rosse, rose qua, rose qua. Rose nel buio è stata presentata a Sanremo un po' di anni fa, però è una bella canzone, parte lentamente, tipo Are You Lonesome Tonight, e poi si sfoga con un bel coro. Se gentilmente l'amico nostro qua, del trio Guido, ci può mandare la base, io ve la canterò. Rose nel buio. Spengo la luce per non vedere il tuo ritratto davanti a me. No, io non ti scorderò, ma nemmeno tu. Io non ti manderò rose, io non ti chiederò scusa. No, tu non resterai sola, mai sola come me. Io non ti manderò rose, io non ti chiederò frasi. Tu mi perdonerai rosa, se non ti cerco più. Beh, insomma, si fa per cantare. Certo. Dopo qua volevo rimbangare una canzone di Giorgio Gaber.
Prima sentiamo c'è una telefonata. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Ah, buongiorno, pronto. Prego. Allora, volevo solo ringraziarti dell'allegria che te ne dà e dirti che mia nipote, che ha 17 mesi, la balla con il tuo toio. Ti sa che io ero in teatro a vederti e ho sciolto il CD. E la, siccome è morta per ballare con il tuo toio, davvero chissà. Quindi la piccola inizia a ballare con il maestro. Bene. Con Toio. Toio. Signor... Sara, che non dico bugia. La ha 17 mesi e quando che ti senti cantare e gli dici la va a chiamare sua nonna, mi sono la bisnonna, e la va a chiamare sua nonna perché la voglia la balla insieme a ella. Dico Toio. Toio. Ecco, non so se te l'hai inteso perché sì, abbiamo inteso. Signora, no. Signora, allora mi te ringrazio e buona giornata. No, signora, momento. La ringrazio di questa sua gentilezza e anche ringraziamo la bambina. Però lei ne accenni una canzonetta qualsiasi, una, va bene anche Viva la Pobon, va bene anche Andati Este fino a Zara, non so, le tante canzonette. Quella che la canta. Dai! Lei signora, la canti lei. Ascolta, Pilat, mi sono mariucciata, mi ha fatto anche. Scusa. Sì, signora, prego, abbassi il volume della TV. Te mi ha fatto anche la dedica, Mariuccia, te mi ha sempre dato il tì. Adesso non darmi di lei, per piacere. Bon, ascolta. Bene, le incanti un tocchettino, no. Dai. Dimmi una canzone. Dai, via. Ma va bene, le rose di Trieste. Ecco. Dai. Le rose di Trieste. Vai. Hai canto me? Sì. Ma no, sono rauca. Dai, andiamo avanti, la cominci. Si cambia colore, perché le mule belle non fanno più l'amor. Stop, va bene? Ancora, ancora. Grazie, va avanti, ti che ti sono più brava. Le mule belle cambia colore, perché le mule belle non fanno più l'amor. Non fanno più l'amore per colpa del cucù. E se partì per l'Africa e non ritorna più. Parabam, 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 parabam. Daghe, forza signora, andata via. È scampata. La si filata con il fiasco. E sarà gusto, e sarà gusto, e sarà gusto, ma però... Le rose di Trieste le gacca mia color, perché le mule belle non fanno più l'amore, non fanno più l'amore per colpa del cucù, ed è partì per l'Africa e non ritorna più. Barabà, 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 barabà. E siamo in tanti, in fila indiana andiamo avanti, e finché c'è forza per cantare. Viva l'amore, viva l'amore, chi lo fa? E le rose di Trieste le cambia colore, perché le mule belle non fanno più l'amore, non fanno più l'amore per colpa del cucù, e se partì per l'Africa e non ritorna più. Volevo, se te mi trovai, aspetta, una canzone qualche... Ah sì, quella di Every Night, quella che cantava Polanka. Polanka? Polanka, lui? Polanka, andà. Polanka. Polanka. Anche andà. Sì. Quindi messaggio a Guido, in questo senso? Sì, se te devi trovare... Ah, scusa, conti me. Every night. Tutte le notti con Polanka, me son storto anche Milanka. Aspetta che trovo, forse qua, e Polanka goffrova. Eccolo qua. Uh-huh. Every night. Ah, yeah. Bon. Dai, metti 100 lire sul jukebox. Bon, ok, bene, molto bene. Thank you.
Without you, without you, without you. Every night I keep praying that you want me. Every night I keep praying that you do. Cause I know that my heart will be broken without you, without you, without you. I know you leave me. No, 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 no. Cause I know where you will be me. If you ever go, every night I keep praying that you love me. Question that you don't want to. So my love, let me know you really love. Yes, you love me for a bit eternally. Ale, qua ho fatto un giro Polank, di chitarra Polank. Potente, cioè, sì, ci vuole il sostenimento. Ci vuole il sostenimento, perché questa insomma era proprio volta, un pezzo forte. Era bei tempi questi qua, era bei tempi. Le canzonette si gettonava e quindi si sceglieva il suo... E tornerà al jukebox, chissà, jukebox. Jukebox era una specie, un altoparlante più sonoro, più potente, e quindi i giovani lo accettato in pieno, perché poteva scegliere sulle canzoni e veniva questi dischi nuovi. Allora era il disco di vinile, piccolino, 45 giri, e funzionava bene perché esaltava i bassi, esaltava la potenza dell'arrangiamento, e questo è molto importante. Oggi torneremo un poco in drio per riprendere queste canzoni semplici che duravano anche 2 minuti, roba del genere, quindi riascoltabili immediatamente. Oh, please leave the telephone. The telephone, buongiorno. Buongiorno, penso di essermi. Buongiorno. Sì, cari. Signora, prego. È abbastanza che non vediamo. Auguri di buon anno. Auguri. Conoscenne manché. Volevo provo cantar vivere, provo cantar, va bene? Prego. Per cambiare vivere un po' senza malinconia, sì, questa. Dai. Sì. Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, ma lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. Ella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore. Vivere sempre così giocondo. Ridere delle follie del mondo. Vivere finché c'è gioventù. Perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Grazie Coccoli. Grazie. Grazie ancora signora. Ancora auguri. Grazie, volevo dire che maestro, signora... la sua canzone all'inizio e alla fine è bellissima. Un giorno me la imparo bene e la voglio cantare. Quella della sigla, no?
la chiusura di Trieste, la sei bellissima. Se la vuole accennarla... No, ha detto che se l'impara... la deve imparare. Me la devo, sì, poco il ritornello, ma dopo perché non scrivo ogni volta una parola in più, ma la sei bellissima, commovente. Che tra l'altro dal nome al tuo CD azzurro, no? Come il mare. Sì, sì, Trieste piena del mare. Sì. La sei una meraviglia. Bene, sono contento. Quando Trieste sei in pizza, bellissima. Sembra una mula... Una mula bellissima, par Trieste piena de mar. Grazie cari, vi saluto, ancora auguri. Grazie signora, grazie anche lei, un augurio a tutta la sua famiglia. Auguri anche lei signora, se sale 10:30 noi si arriva ancora qui là a casa. Ah, i signori prima, perché come vedete qua davanti c'è stato un cadeau oggi, l'arrivo dello struccolo promesso qualche settimana fa, la signora Nella, giusto, si è messa di buzzo buono ed è arrivato il dolce, noi ringraziamo per il dolce e per la bottiglia, ma soprattutto per la simpatia, insomma, di voler partecipare con noi alla trasmissione, quindi tra un po' arriverà anche Piran che guarda il Mar, che tra l'altro è una delle mie canzoni preferite del maestro. Bene. Volevo appunto ricordare Giorgio Gaber con una canzone che ha fatto quando che gli era muleto, insomma, diciamo, si intitola Non arrossire. Non arrossire. Te la gà qua? Adesso la troveremo, in qualche modo, se ne manca arrossire. Il testo. Vivere non arrossire. Eccola qua. Eccola. Non arrossire quando ti guardo, ma ferma il tuo cuore che trema per me. Non aver paura di darmi un bacio, ma stammi vicino e scaccia il timore. Il nostro amore non potrà mai finire. Stringiti a me e poi lasciati andare. Non temere, non indugiare, non si fa del male se puro è l'amore. Non arrossire quando ti guardo, ma ferma il tuo cuore che trema d'amore. Ok, vabbè. Le parole sono di Gaber, Mogol, Pennati, non so chi è questi qua, comunque... Come non sa chi sei questi qua? No, per dire Pennati non sapevo, no, Mogol lo so chi è. No, intendevo dire che a volte non si nominano gli autori, e invece gli autori sono importanti perché è la canzone che vince, non il cantante. Se dopo il cantante canta bene, meglio ancora, ma è sempre la canzone che funziona. Questo è un suggerimento che do a quelli che fanno Sanremo, che puntano su altre cose, ma non voglio dilungarmi. Vediamo il telefono cosa dice oggi. Pronto? Pronto? Prego. Boom. Salve, buongiorno. Volevo cantare una canzone. Sì, bene. Prego. Chiudi il telefono. Chiudi, no, aspetta, chiudi, abbassa il volume della TV e parla solo al telefono. Va bene. Altrimenti poi andiamo in... c'è ritorno, c'è d'accordo. Cosiddetto Larsen, è un po' dura. Prego, canta! Volevo cantare O soldato innamorato. Vai! Come? O soldato innamorato. Ah. Vado? Sì! Dai, che...
stai lontana da sto cuore, a te volgo pensiero, niente voglia, niente spera, cadere sempre a fianco a me. Sì, pure che t'amore, non ti do sicure di me. Poi vita, vita mia, ancora che tu goda, ci state, o prima amore, e o prima l'urge, ma sarai per me. Va bene? Bravo, benissimo, oi vita, oi vita mia, oi core, questo core, sei stato o prima amore, o prima l'ultimo sarai per me. Grazie. Grazie, grazie a lei. Grazie. Napoletane poche ultimamente, ma che sta sempre, giusto? Perché la canzone napoletana è importante. Certo. Conti tutto. Cosa volevi dire? Porta Romana? No, vedevo la ballata dei Cerrutti. Là, che, beh, tante canzoni di Gabber che te conoscevi, tra l'altro. Sì, conoscevo, sì, ma Lazzo Gabber che poi aveva fatto anche, aspetta, Genevieve. Tanto tutto di qui, Genevieve. Giorgio Gaber, forse la gente non sa come si chiamava Giorgio Gaber. Come si chiamava Giorgio Gaber? Gabersic. Gabersic, perché era di qua. Era la roba nostra qua, del giro qua. Eccolo qua, Genevieve. Quando tu eri ancora, amor, Genevieve, solo allora la mia vita. Sì, ma non me la ricordo bene. Ma... Tolo tu, tararai, tarararara, vabbè. Diria di mettere ancora un video, sì, ah. Se, un video, quella canzone là che ho fatto con la, non so come ricordo più, Guido, metti là quelle là, come si chiama, là, avevate già pensato in scaletta? Noi improvvisiamo qualcosa, tanto improvvisiamo, metti, ecco, The House of the Rising Sun, per Guido, che adesso se lo recupera un attimo, perché se no lo mettiamo con calma in difficoltà. La casa del sole nascente. Diamo tempo, Guido, nel frattempo vi ricordo, no, che noi siamo qui il sabato mattina alle 9, anche sabato prossimo con il maestro, quindi chiamateci, prenotatevi per... Il video, Forse meglio la canzone, perché il video è curto. Se curto, meglio la canzone. Meglio la canzone. Abbiamo cambiato idea, qua le robe cambia, va così, sì, un po'. Ma sì, ma siamo in casa, struccolosa è a metà, quindi... Struccolosa a metà, quindi c'è ancora tempo per mangiare. La bottiglia non si è ancora aperta. No, la verzo? No, adesso no, magari dopo vediamo, con calma, perché di mattina sa... Bever vino di mattina, semmeo bever dopo, dopo pranzo. E mi diceva la mia cugina, sì, guardi, non più di 2 litri al giorno. Porca miseria. Beh, insomma. È il dottor che ha detto. Mi pare importante. Mia cugina de Cordenons, è il media madita. Signora, non più di 2 litri al giorno. Beh, il medico sarebbe il medico, no? Non male 2 litri al giorno, insomma, sì, leggermente impegnativo. Se l'ha inventato ella. Perché... Guido, vamos! Vamos alla playa. Oh, oh. God.
Grande maestro, altra canzone di grande successo, no? Sì, 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 grande successo. Poi la mia versione è stata la più apprezzata nel mondo, penso, perché mi hanno detto che ci sono parecchie volte che la ascoltano la mia versione, perché l'originale è molto diverso. È una ballata, io l'ho resa un po' più importante. Le stesse cose come ha fatto Joe Cocker, mi ricordo, con una canzone dei Beatles, che questa era la canzone di Beatles e lui ha fatto Joe Cocker, un grande cantante e interprete soprattutto, bravissimo, l'ho sempre apprezzato moltissimo, uno dei più bravi cantanti americani, Joe Cocker, proprio bravo. Sentiamo il prossimo amico o amica. Buongiorno, prego. Pronto? Prego. Yes, sir. Ah, buongiorno. Volevo fare una richiesta al nostro amico, se non lo metto in difficoltà. No. Claudio Son. Se riesci a farmi la velenata di Francesco Guccini. La velenata? La velenata. Non ho mai sentita, scusa. Mi piace tutte le canzoni, però questa non l'ho mai sentita. Te ne la canti? No, dai, cos'è? Prova a cenarmela, dai. Prova a cenarla. Lasciamo perdere, per l'amor di Dio. Ma lui sicuramente la dovrebbe sapere, perlomeno... No, non la conosce. Non la conosco. Ah, ho capito. Ti te la conosci? Ma se io avessi previsto tutto questo, da che causa e sì, pretesto? Bravo, quali conclusioni? Bravo. Credete perché questi quattro soldi, per questa gloria da stronzi, avevi scritto canzoni?
Vabbè, lo ammetto, io mi sono sbagliato. No. Via, via. Sì, ma io ero un fenomeno, parliamo di 35 anni fa. Sì. È una delle sue canzoni, Manifesto assieme a Dio è morto, insomma, sono le sue canzoni più sì, anche cantate, devo dire. Di quel periodo era un fenomeno nazionale. Va bene. Ti ringrazio per la fiducia che hai in me, però questa canzone sapevo che comunque poteva essere delle difficoltà. No, non è nessuna difficoltà, ma non la conosco, perché se diciamo che Guccini non fa parte del mondo del maestro Pila, del mondo musicale proprio. Lui è cresciuto in quel periodo là. Sì, l'aveva sentita per l'amore di Dio, no. Però non la conosce, insomma. Beh, senti, non te puoi cantarmi una canzone triestina, dai, qualche roba così. Accennimi una canzonetta triestina, dai. No, potrei fare un'altra richiesta al limite, solo un accenno, visto che hai la chitarra in mano. Dimmi. Ti è più d'applauso che da chitarra. Andende in ti di mani. Cosa hai detto? Ripeta. Andem. Andem dei Dilimani. Andem. Ce ne va a cercare tutte te. Le musiche mie de quelle. Qualcosa di un po' più che possa essere più conosciuto dal maestro? Sono veramente in difficoltà. Vabbè, ok. Andiamo avanti con qualcosa, maestro. Ti ringraziamo intanto per aver chiamato. Maestro, andiamo sulle tue corde, dai. Adesso dobbiamo esaudire il pensiero di quei due signori che ci hanno portato lo strudel. Certo, signor Nella, il marito, fantastici. Ringraziamo ancora perché, insomma, era buonissimo e soprattutto ci fa piacere che le persone, insomma, partecipano, stiano assieme a noi, no? Più di partecipare con strudel. Allora, quindi demo Piran? Sì, Piran che guarda il mare. Questa è la canzone che è stata richiesta dai signori, dedicata a Nella e al marito che adesso mi sfugge il nome. Loro sono di Strugnano, che mi ha spiegato che Strugnano è un paese subito dopo Isola. Sì, certo. E quindi Piran fa parte, insomma, della parte dell'Istria, no? Verso l'Adriatico. Che io ho fatto questa canzone, dicono io sono di Pirano, io non sono di Pirano, io sono di Trieste, però c'è un mio amico di Pirano mi ha raccontato un po' di questo simpatico paesaggio che io ho visto, perché sono andato diverse volte, che adesso è molto sviluppato anche turisticamente, e mi ha detto due o tre parole del paese, che lui ha sposato una donna di Isola, quando era ragazzino andava di qua, andava di là, e insomma poi la canzone ve lo spiega. Sei pronto, Guido? Puoi mandare in onda? Pronto? In questa vita se dei momenti che non te puoi far altro che strenze i denti. E quanta strada ho fatto a pie per ripararmi dalle bugie. Scampato via con quella vela, andare in cerca di un'altra terra. È un sogno se resta, è il ricordo del Piran. E là me vedo mi col mare ti visi stretti sul molo che non sa dove l'amor ne porterà. Driola grisa un canto va.
caso un gran valore per chi da solo un cuore, l'angelo lacrima ancora e non lo suga mai labora, piranha che guarda il mare. Cercar una ridole coi piedi scalzi e viver sani anche con pochi soldi. La baba longa, la zoe in posterla, faceva più paura che qualche sberla. Me son sposato con un'isolana e il Duomo di San Giorgio suonava la campana. Me pare ancora di sentire il profumo de rosmarin e fiori in ogni via, l'odore de casa mia. E là me vedo mi col mare divisi, stretti sul molo che non sa dove l'amor ne porterà. Driola grisa un canto va, un vaso un gran valore per chi da solo un cuore, l'angelo lacrima ancora e non lo suga mai labora, piran che guarda mai, l'angelo lacrima ancora e non lo suga mai labora, piran che guarda. Grazie allora ancora a Nella e al marito, grazie al maestro, grazie per questa canzone che ci porta sempre commozione e ci porta dentro un sentimento speciale, no? Unico, legato a questo pezzo. Eh beh sì, mia madre aveva i parenti non a Pirano, aveva i parenti a Lussimpiccolo, quindi tutta la zona, diciamo, adriatica, porta un po' di nostalgia, se non voglio toccare altri argomenti. Certo. Il mare è una grande componente della nostra vita e quindi insomma sono contento di essere nato a Trieste, perché senza il mare mi sentivo soffocare, fa anche rima. E quindi va bene. Allora, sentiamo ancora questa telefonata, che poi abbiamo la pubblicità e il finale. Prego. Pronto? 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 Prego signora. Ah, posso parlare? Sono mia in onda. Prego. Sì. Mi chiamo Anna Maria. Vuole che abbasso un momento la tele? Sì. Abbasso un attimo solo? Sì, grazie, sì. Grazie. Eccoci qua con Anna Maria, che vediamo cosa ci canterà. Anna Maria. È scappata. È scappata?
Ah, eccoci. Pronto? Sì. Eccoci. Sì, mi pensavo Anna Maria, sì. Sono di Trieste, sì. E non so se è coincidente, però mio marito si chiama Sergio, adesso in ospedale, quando sento parlare di Lorenzo Pilar, mi fa una testa come un baril, perché lei era a scuola con lui, e poi è di Strian, è così, è così, e adesso questa coincidenza, mi sta in questo momento, stavo leggendo il mio Carso, se è fuori luogo, perché se è fuori luogo, perché se canzoni, quelle che sta cantando Lorenzo adesso, però questa le canzoni sono una poesia come musicale, no? musicata, certo. ecco, e mi ho in testa, mi sono in testa una piccola de Lorenzo Pilar, de Scipio Slatape, sì. Se voi credete, la se piccola, prego. Magari con sottofondo musicale, non prego, so, signora, ce la diria volentieri, prego. Grazie. Scipio Slatape, il nostro Carsolin, è morto sul Podgora, aveva 23 anni, sì. E quando è tornato a casa è andato a trovare la sua Angela, la sua morosa, che la si era suicidato perché la pensava che fosse morto sul Podgora. Buttando queste frasi che leggo sul libro, adesso leggo, penso a memoria, spero. Ed ora non c'è pace più in nessun posto, anima, dove potremo nascondere le nostre amarezze? Alziamoci e camminiamo con i nostri quotidiani passi lenti. Signora, non sentiamo niente così. No. No, signora, deve allontanarsi dal microfono, fare in qualche devo modo. Allontanarmi? Sì. Allontanarmi dalla cornetta? Sì. Ed ora? Sì. Non c'è pace più in nessun posto, va bene così? Sì. Sì. E dove potremo nascondere le nostre amarezze? Alziamoci e camminiamo con i nostri quotidiani passi lenti in cerca della nostra solitudine. Il Carso è un paese di calcare e ginepri, un grido terribile, impietrito, macigni grigi di piove e di licheni, scontorti, fenduti, aguzzi, ginepri aridi, lunghe ore di calcare e ginepri. L'erba è setolosa, bora, sole, la terra è senza pace, senza congiunture, non ha un campo per distendersi. Ogni suo tentativo è spaccato e inabissato. Grotte fredde, oscure, la goccia, portando con sé tutto il terriccio rubato, cade regolare, misteriosamente, da 100.000 anni e ancora altri 100.000. Ma se una parola deve nascere da te, bacia i timi selvaggi che spremono la vita dal sasso. Qui è pietrame morte, ma quando una genziana riesce ad alzare il capo e fiorire, è raccolto in lei tutto il cielo profondo della primavera. Premi la bocca contro la terra e non parlare. La notte, le stelle impallidenti, il sole caldo, il tremar vespertino delle frasche, la notte, cammino. Dio disse, abbia anche l'uomo la sua solitudine. Dio disse, anche abbia l'uomo la sua pace. Carso, mia patria, che tu sia benedetto. Grazie signora, grazie alla signora Anna Maria, tante grazie della pubblicità e torniamo per il finale. La mia nonna mi diceva, ai muletti il vin fa mal, non sta bever come i vesci, te va via come un coccal. Ma dove sei sto coccal? Ciao, a sabato. Quando io ero piccio andavo al bagno, andavo fino a Barcola sui scogli, e saltando in acqua come un ragno, me restava tutti pietaiai.
piaceva assai giocare. Certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si impisa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, piena de mar. A 18 anni con la Vespa andavo in Villa Giulia a far l'amor, non avevo altro per la testa che la libertà de pagolar. Innamorare, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si infissa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena di mare. Quante gite, quante camminate, e solo in macchina e sozzato, che qualcosa intanto si è cambiato e la gioventù non tornerà. Mi sono tornato ancora là. In Pisa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come mappa, Trieste piena di mare, come una mula bellissima, Trieste piena di mare.